Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e benvenuti alla settima lezione della prima edizione delle ADG Digital Weeks. Io sono Laura e mi occupo dei progetti speciali dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Prima di introdurvi alla lezione di oggi, capiamo insieme chi sono e cosa fa l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Allora, l'associazione nasce il 20 giugno del 2016 come ente senza scopo di lucro e riunisce l'eccellenza della ristorazione italiana con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e agroalimentare italiano in Italia e all'estero. L'associazione conta al momento più di 140 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticceri, gelatieri accademici ed esperti. Tutte professionalità molto diverse tra di loro, ma che con un impegno forte e la qualità del proprio lavoro hanno reso unica la cucina italiana. Le attività che l'associazione svolge sono di diversa tipologia e sono molteplici, quindi a partire da convegni tematici a cene a scopo benefico, progetti speciali come quello degli psicologi, con l'ordine degli psicologi in ambito diciamo di stress lavorativo, all'interlocuzione con gli organi governativi, fino ad arrivare ad un tema che sta molto, molto, molto a cuore all'associazione, e cioè la formazione. Infatti nasce nel 2018 in collaborazione con il Centro Professionale di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice il progetto Fare Formazione, un importante appunto progetto di formazione nel campo della ristorazione per valorizzare la cucina italiana, ovviamente di qualità, a partire proprio dalle scuole. Questo progetto, nella sua terza edizione, purtroppo ha visto, diciamo, è iniziato in un momento particolare della nostra storia, cioè durante il lockdown da Covid-19. In questo caso, gli ambasciatori del gusto, come tante altre realtà a livello globale, hanno cercato di cogliere diciamo, una nota positiva di questa situazione. E abbiamo creato Fare Formazione a distanza, cioè un ciclo di lezioni, di incontri digitali, sempre in collaborazione con alcuni istituti alberghieri, che appunto ha visto alcuni dei nostri ambasciatori assumere il ruolo insolito di professore digitale. Ovviamente, il progetto di cui parleremo oggi è la naturale evoluzione di fare formazione a distanza, e cioè appunto fare formazione Digital Weeks, cioè 13 lezioni che vedono come protagonisti 13 ambasciatori del gusto e 13 aziende o organizzazioni che fanno parte del club dei partner di ADG, che appunto sono rappresentanti del Made in Italy e sono pronti a condividere con voi tutta la loro expertise, sia tecnica che culturale. Allora, prima di introdurvi gli ospiti di oggi, i docenti di oggi, vorrei ringraziare come sempre tutte le scuole che ci sono connesse, tutti gli studenti, tutti i giovani professionisti che ci seguono, ringraziare Renaia per il supporto che ci ha dato in queste settimane, il MIPAF per il patrocinio appunto che ha concesso a questo bellissimo progetto, e vi ricordo che alla fine della lezione i relatori risponderanno per quanto possibile, insomma, alle domande che potete fare tramite il box domanda e risposta che troverete sul vostro schermo. A questo punto, eccoci qua. A questo punto vi introduco la lezione di oggi. Oggi parleremo di pesce di acqua dolce, ma non solo, e lo faremo con due ospiti di eccezione, due docenti d'eccezione, quindi Riccardo Camanini, il nostro ambasciatore del gusto e nonché chef e patron del ristorante Lido 84 a Gardone Riviera, e Paolo Parisse, formatore del consorzio tutela Grana Padano. Benvenuto Riccardo, benvenuto Paolo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a Buongiorno. tutti, grazie mille per l'invito. Prima di tutto, come potete notare, siamo invasi dal sole e non c'è niente di meglio che iniziare a stuzzicare l'appetito una giornata di primavera.
Ottimo, non vediamo l'ora, Riccardo, ma a questo punto la lezione la faremo iniziare, insomma, non a te, diciamo, aspettiamo ancora un po', ma la facciamo iniziare a Paolo. Quindi, Sì. Paolo, la parola è tutta, cioè il palco, insomma, virtuale è tutto tuo. Grazie, grazie agli ambasciatori del gusto che ci hanno coinvolto, grazie a tutti coloro che sono collegati. Chiaramente devo portare i ringraziamenti e anche i saluti della dottoressa Seraiotto, che è la responsabile marketing del Consorzio Tutti la Grana Padano. Approfittiamo di questa grande occasione per noi, poter parlare con voi e soprattutto essere affiancati per un giorno ad un grande chef come appunto Riccardo. Avrete modo di vederlo all'opera nella seconda parte dell'incontro. Io dedicherò e ruberò poco tempo perché cercherò di essere il più conciso possibile e ci tenevo a raccontare, a spiegare a grandi linee le attività del Consorzio di Tutela Grana Padano, che spesso non si conoscono, questi sconosciuti, che cosa fanno, da chi sono incaricati, in che modo si muovono e quali sono gli obiettivi che devono raggiungere, per cui mi permetterò di dare qualche informazione al riguardo e parleremo del nostro territorio di produzione, quali sono quelle tipologie e soprattutto quelle specificità che rendono il nostro prodotto unico. Si tende a pensare che il Grana Padano, essendo il formaggio DOP più consumato al mondo ed avendo una produzione che si attesta nel 2020 intorno ai 5.250.000 forme, che il nostro sia un prodotto, diciamo, standardizzato, dove c'è, diciamo, una componente che non dà identità specifica al prodotto. Ebbene, è assolutamente falso perché abbiamo un territorio molto variegato, molto ampio e poi affronteremo anche gli aspetti climatici e legati anche al rispetto del disciplinare. Vorrei iniziare, dicevo, dandovi qualche informazione riguardo alle attività del Consorzio di Tutela che nasce nel 1954, abbiamo la sede del Consorzio di Tutela è a Desenzano del Garda e le attività che svolge un consorzio di tutela sono legate esclusivamente vediamo se riesco ad aprirlo, esclusivamente a promozione, chiaramente, la valorizzazione e soprattutto la difesa. La promozione e la valorizzazione sono due ambiti molto importanti, chiaramente, ma lo sforzo più grande che compie un consorzio di tutela è legato appunto alla difesa, alla protezione di questo prodotto. Essendo, ripeto, il formaggio DOP più consumato al mondo, rischiamo anche di essere imitati e questo è un rischio che deve essere assolutamente evitato. Noi del Consorzio di Tutela abbiamo, insieme a, chiaramente non siamo soli al riguardo, abbiamo il compito di evitare tentativi di imitazione, contraffazione, gli abusi, i danni d'immagine e l'uso improprio del marchio. In queste attività, ripeto, non siamo da soli, ci sono degli enti che ci aiutano, il CSQA, che è l'ente terzo certificatore, poi NAS, INAC e chiaramente l'Ispettorato Centrale delle Repressioni Frodi del MIPAF. Vi ricordo che il consorzio non è un'azienda, non è un produttore, non esporta, non vende, non fa assolutamente niente di tutto questo. Il consorzio è un ente che su incarico ministeriale, su decreto ministeriale, ha appunto il compito di tutelare il prodotto. E questo è uno sforzo che facciamo in un modo molto attento e molto fiscale anche. Più di 5.000 controlli vengono effettuati su tutta la filiera, dall'alimentazione, dalla raccolta chiaramente dei foraggi che poi verranno somministrate alle nostre bovine, fino all'ultimo dei nostri passaggi, ovvero la stagionatura e l'eventuale grattugiatura. Vi ricordo che anche la grattugiatura è l'ultima tappa del nostro processo, l'eventuale grattugiatura, e anch'essa deve essere realizzata all'interno del nostro territorio di produzione. E davanti ad ogni punto di grattugiatura c'è sempre o chiaramente un vigilante o un esperto o una persona che su incarico appunto del CSQA vigila sull'ultima fase di produzione. Essere la DOP è il punto fermo appunto che contraddistingue questo acronimo da tutti gli altri prodotti. Nessuna fase, tutte, assolutamente tutte, devono essere realizzate dentro un territorio e qui chiaramente nasce anche il legame non solo climatico e territoriale, ma anche storico con questa terra. Questa è la nostra area di produzione.
come vedete, piuttosto ampia. Sono addirittura 4 regioni che diventano 5 con la provincia di Trento, in Trentino Alto Adige, produttori di Trentin Grana. Ebbene, sono gli unici che possono utilizzare il termine grana, fanno parte in tutto e per tutto della famiglia, del Consorzio Tutela Grana Padano, hanno solo 8 caseifici e producono circa 150.000 forme l'anno, però fanno parte anch'essi della nostra famiglia e chiaramente le nostre attività di vigilanza e di controllo includono anche loro. Come vi dicevo, tutta la regione Piemonte, buona parte, quasi la totalità della regione Lombardia, c'è una piccola fetta di terra a sud del fiume Po in provincia di Mantova che non ci appartiene, la restante provincia di Mantova è nostra come la restante regione Lombardia. La regione Veneto, come vedete, la provincia di Belluno, la provincia più a nord della regione Veneto, non ci appartiene, mentre la restante regione è territorio di produzione grana padano. E poi in Emilia-Romagna abbiamo Piacenza, che è la provincia più ad ovest, la più distante dal Mar Adriatico, in Emilia-Romagna, e quella fetta di terra che si affaccia sul Mar Adriatico, alla destra del fiume Reno. Sono ben 32 le province, 33 con Trento, che hanno la possibilità di produrre grana padano. Va detto però che i nostri caseifici, che sono 140 caseifici, sono distribuiti in solo 12 di queste province. Abbiamo Cuneo in Piemonte, tra l'altro sono rimasti 3 caseifici in attività, la restante regione non ha più siti produttivi. Abbiamo la fascia bassa della Lombardia, ovvero Mantova, Cremona, Lodi, Pavia e Brescia e Bergamo, e la fascia bassa del Veneto con caseifici in attività, Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. Rovigo, tra l'altro, ci rappresenta con un solo caseificio, ma ancora presente anche questa provincia. Ecco, questi nostri 140 produttori sono distribuiti in queste 12 province. Va da sé però che nel restante territorio possono esserci punti di confezionamento, punti di stagionatura o punti di grattugiatura. Detto questo, abbiamo la possibilità, vi do qualche numero riguardo la produzione e chiaramente il movimento che comporta anche il comparto grana padano. Abbiamo più di 40.000 addetti che lavorano presso il comparto, abbiamo più di 4.000 stalle conferenti latte che tutto il giorno ci portano il loro lavoro, e il grana padano significa il 50% di tutto il latte munto in pianura padana. E l'anno scorso, nel 2019, il valore al consumo del nostro prodotto ha superato i 3 miliardi di euro. Numeri importanti, numeri che ci mettono come leader assoluti, non solo nel comparto del lattiero caseario, ma nel comparto di tutte le DOP, non solo italiane, ma anche di tutta l'Unione Europea, per cui una grande soddisfazione per noi e chiaramente anche una grande responsabilità, questo va detto. Il processo produttivo, cercherò di essere brevissimo, avevo intenzione di farvi vedere un piccolo filmato di 3 minuti, ma penso che forse a parole riesco a raccontare meglio tutta la nostra filiera. Come vi dicevo, inizia dalla raccolta dei foraggi, utilizziamo esclusivamente latte crudo, non subisce il nostro latte nessun tipo di trattamento né termico né meccanico, non usiamo latte pastorizzato, termizzato, microfiltrato, processi che io non discuto, chiaramente non mi permetto di farlo, però è chiaro che il latte crudo mantiene tutta la sua identità batterica, la sua flora batterica, identificando non solo l'alimentazione ma anche il territorio. Spesso in molti rimangono sorpresi quando racconto che il grana padano prodotto a Cuneo non è uguale al grana padano prodotto a Verona o prodotto a Mantova. Ogni provincia ha una sua identità legata al clima, chiaramente, alle colture foraggere esistenti in quel territorio e alla struttura del terreno, e questo condiziona moltissimo la tipicità del latte, poi, che trasformandolo in grana padano renderanno unica quella forma, non solo da provincia a provincia, ma a volte addirittura da caseificio a caseificio, anche distanti magari pochi chilometri da loro, però nel rispetto del disciplinare i nostri casari, i maestri praticamente della nostra produzione, hanno la possibilità di giocare dentro nel rispetto del disciplinare, dicevo, e dando una personalizzazione che rende, ripeto, ogni forma diversa dall'altra. Questa è una cosa della quale andiamo molto fieri e chiaramente ci rappresenta in tutta la nostra produzione.
Dicevo latte crudo, latte che viene decremato per affioramento naturale, non interveniamo con battifugazione, centrifugazione, aspettiamo che semplicemente il tempo separi la parte grassa salendo in superficie e poi inizia il processo produttivo. Come vedete le nostre caldaie, che contengono circa 1000 litri di latte, sono rivestite in rame e sono a forma di campana rovesciata. Qui c'è un legame anche storico molto importante, perché sono la stessa forma geometrica, lo stesso materiale che veniva utilizzato dai monaci cistercensi, che sono stati i nostri primi produttori nel 1135. Abbazia di Chiaravalle è un piccolo centro a sud di Milano, a pochi chilometri da Milano, e poi affronteremo anche questo aspetto. Utilizziamo per coagulare il latte utilizziamo un caglio di origine animale, nello specifico del vitello, e una volta effettuata la coagulazione, il nostro maestro, il protagonista assoluto della nostra forma, ovvero il casaro, rompe la cagliata e delle dimensioni di circa un chicco di riso, e successivamente la porta a cottura. Il disciplinare impone di non scendere sotto i 53 gradi centigradi, non salire, non superare i 56. Come vedete, la rottura della cagliata attraverso lo spino, e non solo, una volta interrotta la cottura, la massa caseosa precipita sul fondo, si compatta, si aggrega e poi viene portata in superficie manualmente, viene catturata manualmente e viene tagliata in due forme gemelle manualmente. C'è una componente, ripeto, legata all'artigianalità che è ancora fortissima nel Grana Padano. La massa caseosa che ci viene ricavata da questi 1000 litri di latte ci permetteranno di ottenere due forme gemelle che, una volta arrivati a 9 mesi di stagionatura, non potranno superare i 40 kg di peso. E una volta estratta, tagliata, estratta e messa in fasciera, ecco, qui c'è una parte importantissima. Ogni forma viene identificata da una placca di caseina che riporta un codice alfanumerico che rappresenta in un modo unico quella forma. Ogni nostra forma ha praticamente un suo codice che la identifica e che ci permette, anche a distanza di tempo e a distanza di migliaia di chilometri, ebbene, di ritornare indietro, a ritroso nel tempo, fino al giorno della produzione, per capire se eventualmente un problema può essere scaturito da un componente particolare durante la tappa che appunto ha seguito il viaggio che ha seguito la nostra forma. Riusciamo a capire attraverso questo codice non solo chiaramente il produttore, ma il giorno in cui è stata prodotta, la caldaia in cui è stata lavorata, chi ci ha portato il latte, il nostro conferente. Per cui una identificazione, una tracciabilità certa, netta, chiara, che ci permette appunto di garantire, no, tutto il viaggio nel miglior modo, nelle miglior condizioni possibili delle nostre forme. Una volta messa in fasciera, per un giorno nella plastica e un giorno nell'acciaio, poi avviene la salatura. Il nostro è un formaggio che si sala attraverso l'immersione in queste vasche con saturazione massima di sale, e che permettono appunto di salare il prodotto. Il disciplinare impone una permanenza all'interno di queste vasche dai 14 ai 30 giorni massimo, e poi finalmente arriva la stagionatura. Questi ambienti con soffitti molto alti, spazi ampi, dove le nostre forme riposano, vi ricordo che sono controllati giorno e notte, 24 ore su 24, da dei computer che mantengono sempre costante la ventilazione all'interno di queste stanze, la percentuale di umidità è sempre intorno all'80% e le temperature non scendono mai sotto i 16, mai sopra i 22 gradi. Giorno e notte, 24 ore su 24, per almeno 9 mesi queste forme riposano dentro questi ambienti. Vi ricordo anche che ogni 15 giorni c'è una macchina che passa tra le fila dove riposano le forme, che chiaramente aggancia la forma, la estrae, la ruota, la spazzola e la riposiziona. Per cui rovesciamento e pulizia ogni 2 settimane delle nostre forme. Grande attenzione, grande cura
e rispetto chiaramente anche della tradizione. E finalmente arriva la battitura, questo esperto che con un martello particolare batte sullo scalzo e sul piatto della forma e ascolta il suono che ottiene battendo appunto questo martello. È chiaro che ci vuole una capacità particolare, un'esperienza altrettanto affinata. Se dovessi andare io ne batto anche 2 milioni di forme, ma anche se il martello è particolare non sentirei nessuna differenza, non capirei nulla, ma queste persone, questi esperti hanno, ripeto, affinato una capacità uditiva straordinaria, riconoscono attraverso il suono se all'interno di questa forma c'è qualcosa che non va, se è avvenuto, cioè si è concretizzato un problema, un gonfiore, una spaccatura, una fessurazione, insomma qualunque problema può avere la forma, in quel momento è chiaramente riscontrato se effettivamente si è rilevato. E anche il peso, dicevo, i nostri esperti, se ritengono che quella forma a occhio, no, è proprio al limite, allora può essere anche pesata, e se supera i 40 kg chiaramente non può essere marchiata a fuoco, perché l'ultima fase di questa parte della lavorazione è appunto la marchiatura a fuoco. Solo ed esclusivamente le forme che superano l'esame vengono marchiate a fuoco, e solo dopo che è avvenuta questa operazione quella forma la si può ritenere una forma di grana padano. Prima è potenzialmente una forma, ma finché non ha stagionato 9 mesi almeno e finché non è stata marchiata, ripeto, non la si può definire tale. Spesso mi chiedono che fine fanno le forme che non superano l'esame. Ah, ho capito, le grattugiate, le mettete nei sacchetti, tanto chi è che lo vede se era grana padano o meno, superato, marchiato o meno? Ebbene no, assolutamente no. Anche, ripeto, il grattugiato, come dicevo all'inizio dell'incontro, tutto il prodotto che viene inserito dentro nei sacchetti del grattugiato con i nostri marchi, la nostra utilizzazione, i nostri loghi, ebbene, proviene da formaggio che ha superato l'esame ed è stato marchiato. Le forme che non superano l'esame vengono retinate o sbiancate. Cosa vuol dire? Si cancellano praticamente tutti questi loghi che sono sullo scalzo del prodotto o attraverso la retinatura o la sbiancatura, in modo da rendere illeggibile e non più identificato con grana padano quella forma, e poi la forma segue altri canali di distribuzione, non i nostri chiaramente, se il difetto non è particolarmente grave viene eliminato, però ripeto, segue altri prezzi, ma soprattutto segue altre denominazioni, non potrà mai essere definita una forma di grana padano, ma sarà semplicemente un formaggio a pasta dura, stagionato, italiano, comune, non avrà mai l'associazione con il nostro termine. Questo è in estrema sintesi la nostra filiera. Ci sono chiaramente dei parametri ben precisi che tutte le forme devono rispettare, e mi voglio soffermare, perché ho ancora pochi minuti, sull'aspetto storico. Dicevo, 1135, sono 9 secoli quasi che il nostro prodotto rappresenta questo territorio, un legame fortissimo, come vi dicevo, questi monaci di questa abbazia, spinti dalla necessità di dover conservare il latte più a lungo di quello che permetteva di fare la natura in quel periodo, e soprattutto cambiare quella ricetta che era legata alla produzione di formaggelle che non resistevano alla stagionatura nell'arco di pochi mesi, o venivano consumate allora, o purtroppo dovevano essere gettate. Ebbene, i nostri monaci si ingegnarono per conservare più a lungo questo latte e realizzando un formaggio appunto con caratteristiche ben precise, che non solo dopo un anno si poteva ancora consumare, non solo dopo 2 anni era ancora commestibile, ma addirittura migliorava con il tempo. Siccome capirono di aver fatto qualcosa di geniale, si scambiarono la ricetta di monastero in monastero, diventando i monaci i nostri primi casari. E questo è, ripeto, in estrema sintesi la nostra storia, perché ci sarebbe moltissimo da dire, ma il tempo manca. Sappiate che il primo nome dato a grana padano fu Casius Vetus, ovvero formaggio vetusto, formaggio vecchio, e già qui si può intuire, no, la caratteristica che legava il nostro formaggio a questa conservabilità decisamente lunga. Sotto l'aspetto nutrizionale anche qui ci sarebbe tantissimo da dire, però il tempo manca. Sappiate che tengo solo a sottolineare il fatto che il nostro formaggio è privo di lattosio. Ecco, spesso si ritiene che il grana padano, perché sento a volte anche dei pediatri alimentaristi, dietologi, sostenere: ah sì, sei allergico al lattosio?
e vuoi mangiare grana padano, va bene, mangialo, però deve aver stagionato almeno 24-30 mesi, perché a quelle stagionature il lattosio sparisce. Ebbene, vi stanno dicendo una sciocchezza, perché nel grana padano, anche a 9 mesi, che è il minimo di stagionatura del prodotto, il nostro prodotto è già privo di lattosio, non ha lattosio, per cui anche gli intolleranti a questo zucchero, appunto, possono tranquillamente consumarlo. Le differenze tra noi e il parmigiano reggiano sono molte, dal territorio di produzione all'ampiezza del territorio, chiaramente, e all'alimentazione somministrata alle bovine, dicevo, dalle cremature, all'utilizzo dell'isozima. L'isozima, che è una caratteristica che ci contraddistingue, la differenza tra noi e il parmigiano reggiano, ad esempio, è una proteina naturale che estraiamo dall'albume dell'uovo. Ha la capacità di inibire le spore che causano dei gonfiori durante il processo di stagionatura. È consentito l'utilizzo, questo non significa che tutti lo usano, ma tengo a precisare che è una proteina assolutamente naturale che il nostro corpo stesso produce. Per cui è chiaro che nella saliva, nelle lacrime, nel latte materno c'è l'isozima. Noi utilizziamo questa proteina dell'uovo, appunto, per inibire queste spore, e non è assolutamente classificato come conservante, perché il nostro prodotto non ha bisogno di conservanti, la stagionatura conserva il prodotto in un modo assolutamente naturale, è solo un inibitore, appunto, di queste spore, ed è classificato come coadiuvante tecnologico. Questo è da sottolineare, perché spesso ci dicono: ah sì, belli, bravi, simpatici, buoni, però utilizzate il conservante. Ebbene, è assolutamente errata. Non è un conservante, ripeto, è una proteina naturale che estraiamo dall'uovo e che il nostro corpo stesso produce. Ed è chiaro che non lo utilizziamo per conservare, assolutamente, non ne ha bisogno il nostro prodotto, ma solo per inibire le eventuali spore che causano questo problema. Ecco, questo è in estrema sintesi, dicevo, il nostro processo produttivo. Molta attenzione si sta dando nell'ultimo periodo anche alla tutela del benessere animale. Abbiamo incaricato un organismo per stilare una sorta di protocollo, in modo da capire quali sono tutti quegli aspetti che legano la vita di una bovina al suo benessere, alla sua, chiaramente al suo stato di salute. Ebbene, una volta che il protocollo sarà, diciamo, ufficiale, tutti gli associati e i conferenti latte del circuito del grana padano si dovranno attenere a questo protocollo. Chi eventualmente non rispettasse i requisiti, appunto, imposti dal protocollo, non potrà più far parte della filiera della produzione grana padano. Anche questo è un tema molto particolare, molto delicato, che sta avendo anche una grande, diciamo, importanza negli ultimi periodi, e il consorzio chiaramente non si lascia scappare l'occasione per accontentare anche questi consumatori, che stanno dando grande rilievo a questi aspetti, per cui è giusto, è assolutamente giusto, e non solo far vivere bene le nostre mucche ci permette di trattarle bene, averle sempre in buona salute, ma è chiaro che i beneficiari maggiori di tutto questo lavoro, no, sono i consumatori, perché una mucca sana, no, produce un latte particolarmente buono e di qualità, e di conseguenza otterremo un formaggio altrettanto buono e di qualità. Io mi fermo qua, perché, ripeto, non voglio rubare troppo tempo. Lascio la parola a Laura, e sono chiaramente a disposizione prima del termine dell'incontro a eventualmente rispondere a qualche domanda. Grazie mille Paolo, grazie per insomma tutte le informazioni che ci hai. Sì, forse in estrema sintesi, un po' frettolose forse, però spero di aver fatto capire la grande passione, il grande legame con la storia e la tradizione, e soprattutto la grande competenza dei nostri casari. Ecco, mi fermo qui. Assolutamente, e secondo me poi dopo nell'ultima parte, visto che ci sono già alcune domande, dopo la lezione di Riccardo avremo modo di approfondire anche alcune
alcuni lati, insomma, con le domande che ti hanno fatto, ma che ti faranno anche, vedrai dopo, perché poi verso la fine, insomma, iniziano Ci si a sveglia, sì. Grazie movimentarsi di più. Quindi grazie mille Paolo, e a voi. a questo punto, insomma, lascio la parola a Riccardo, che fino a qua ci ha ascoltato, e adesso invece, insomma, è il tuo turno, Riccardo, Devo dire quindi che è a te. stato. Vai, a te la Grazie. parola, vai. Grazie Laura, grazie agli ambasciatori del gusto, chiaramente, che hanno organizzato la possibilità di un confronto di questo tipo. Devo dire che ogni volta che poi si rivelano queste occasioni, per noi cuochi sono strumenti di esercizio per andare ad approfondire degli argomenti che magari avevamo trattato non proprio così in modo approfondito. Grazie a Grana Padano per la partnership e per la storia che ho sentito, soprattutto la parte storica. È affascinante sapere che un formaggio di grande importanza a livello mondiale come Grana Padano abbia 9 secoli di storia. Il nome latino è bellissimo, andrebbe salvato, casus bestus. Sicuramente porta a far comprendere ancora di più quanto la ricchezza italiana in termini anche di gastronomia e quindi di dialogo culturale tra le varie province italiane sia estremamente radicata. Grazie chiaramente a tutti voi che siete intervenuti oggi e grazie a chi ci sta ascoltando. Stanno dedicando chiaramente il loro tempo, speriamo di essere abbastanza ricchi per poter prima di tutto dare una visione, magari non così così facile da ottenere per quanto ci riguarda chi abita al Lago di Garda, ma chiaramente cercheremo di approfondire gli argomenti più legati alla parte gastronomica. Non posso però esimermi da raccontare e dare qualche accenno storico di questo luogo particolare, il Lago di Garda. Perché l'accenno storico è fondamentale per quanto mi riguarda cercare di comprendere sempre quali sono stati i passaggi storici o culturali che ne hanno determinato la formazione di un gusto. Molto spesso mi chiedono: ma da dove nasce la creatività? E pensano che la creatività nasca così da un'intuizione fortuita o da una particolare accensione di chissà quale sfera del cervello che ci fa immaginare qualcosa di estremamente creativo. La creatività, per quanto mi riguarda, si basa e si regge semplicemente su una conoscenza molto ampia di vari aspetti tecnici, gastronomici, culturali e chiaramente la sensibilità poi dell'artigiano sta nell'interpretare ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo sentito, ciò che abbiamo sperimentato in una versione più personale. Si tratta semplicemente di riuscire a far passare la parte più sensibile di noi stessi all'interno del dialogo tra gli ingredienti. Vi dicevo quindi che non posso esimermi da raccontare qualche piccolo aneddoto legato alla storia del Lago di Garda e le abitudini alimentari, perché l'ancoraggio storico per un cuoco italiano trovo che sia una delle parti più importanti che ci siano. Soprattutto in un momento come questo, dove ci è impedito viaggiare, dove la curiosità probabilmente si alimenterà ancora di più nei confronti nostri da parte degli stranieri. E chiaramente il modo migliore per far comprendere come l'evoluzione del gusto è mutata nel corso degli anni è quella di raccontare proprio quali sono state le evoluzioni più importanti che hanno toccato questa regione. Il Lago di Garda è toccato da 3 province sostanzialmente. La provincia bresciana, che è quella che mi riguarda, che prende tutta la parte che sale da Desenzano del Garda, salendo fino a Limone. Poi c'è la parte trentina, chiaramente, che prende tutta la parte del nord del Lago di Garda, con Riva del Garda, scendendo chiaramente fino alla parte veronese, che è quella del Basso Lago, chiaramente, che prende tutti i paesi come Peschiera del Garda. Le 3 province, chiaramente, sono state l'evoluzione di diverse dominazioni. Pensate che già le prime tracce storiche si ritrovano dal V secolo a.C. al III secolo a.C. con le dominazioni celtiche, soprattutto nella parte nordica del Lago di Garda. I Celti hanno lasciato chiaramente molte influenze, non solo culturali, ma chiaramente anche gastronomiche. La cultura di un paese si consuma a tavola a volte. Dopo la presenza dei Celti,
che chiaramente sono un po' svaniti nel periodo, durante il periodo dell'occupazione romana. Tenete presente che Catullo, addirittura in molti pensano che sia di origini veronesi, questo poeta dell'epoca romana, ha fatto di Sirmione chiaramente un luogo unico e fantastico, decantando le sue terme naturali. Ma sappiamo anche che Plinio II, cioè Plinio il Vecchio, che ha scritto Naturalis Historia, un libro fondamentale che tratta di flora e fauna italiana e chiaramente ha un patrimonio fondamentale per noi italiani, perché per noi cuochi soprattutto, perché molto spesso Plinio raccontava all'interno dei suoi, del suo libro quali erano le zone più votate per la pesca dei branzini nei nostri mari, i luoghi più adatti, periodi più più favorevoli per questa pesca. Perché ho citato Plinio? Perché durante una ricerca ho scoperto che già quindi nel primo secolo dopo Cristo raccontava di gioielli sul lago di Garda di alcuni paesi, in questo caso Peschiera, che la definiva la perla del lago di Garda, e raccontava che lo stemma di Peschiera era formato da due anguille incrociate con una stella. Quindi immaginate già quanto all'epoca la presenza soprattutto di pesci all'interno del lago di Garda fosse molto importante, ma allo stesso tempo molto probabilmente la cultura della pesca sul lago di Garda era fortemente sentita. Uno stemma simbolo di un paese che era formato da due anguille incrociate e una stella chiaramente era forse l'auspicio migliore per i pescatori di sentirsi rappresentati all'interno di un paese. Quindi sicuramente la parte storica, partendo dai Celti, i Romani successivamente, passando poi attraverso gli Scaligi, i Visconti, successivamente la Serenissima, quindi la parte della Repubblica Veneziana, chiaramente ha toccato forse il maggiore momento di espansione e di contaminazioni tra culture, perché i mercati veneziani chiaramente erano probabilmente la maggior ricchezza gastronomica del nord Italia, e chiaramente Peschiera, la parte bassa del lago di Garda, era quelle che venivano toccate più facilmente, più favorevolmente da questi scambi commerciali. Vi dicevo dello stemma chiaramente che già citava la presenza di una forte componente di tradizione riguardante la pesca e il consumo di pesce di lago, e soprattutto perché indicava quanto questi luoghi erano luoghi eccezionali proprio soprattutto nel periodo autunnale. Tenete presente che i pescatori si dividevano fino all'autunno facendo i pescatori, e nel momento invernale chiaramente si occupavano maggiormente delle terre, quindi si trasformavano in contadini. Quindi anche i baratti e certe abitudini alimentari che andremo a scoprire dopo sono nate soprattutto dal fatto che i pescatori facevano i contadini, e chiaramente si creavano delle situazioni di baratto. Vi racconterò del bagos, dell'olio di semi di lino, e qual è la connessione con i pescatori di un formaggio fatto a bagolino, quindi assolutamente un formaggio in quota. Ma chiaramente l'evoluzione gustativa e culturale di un popolo attraverso il cibo è fatta non solo per le dominazioni che si sono succedute all'interno di un contesto territoriale, ma anche per la necessità e l'abitudine. Ricordiamoci che erano popoli sicuramente poveri. La ricchezza l'hanno conosciuta dai primi del Novecento, quando chiaramente il turismo ha portato una importanza notevole da un punto di vista economico sul lago di Garda, quando i primi stranieri, soprattutto gli inglesi e successivamente i tedeschi, venivano sul lago di Garda soprattutto d'inverno, perché era una stagione invernale quella che era più adatta sul lago di Garda. Si diceva che si veniva a svernare. Io ricordo ancora di aver visto delle locandine all'interno di ristoranti ed alberghi dove veniva indicato che la stagione iniziava da ottobre a marzo, quasi
in 100 anni di storia si è completamente ribaltata l'abitudine di frequentare il Lago di Garda e del turismo sul Lago di Garda. Immaginatevi quanto le culture comunque cambiano gli aspetti e gli assetti economici di zone così importanti. Per quanto riguarda le contaminazioni, quindi vi dicevo dal V al III secolo avanti Cristo i Celti, successivamente i Romani, i Longobardi, gli Scaligeri, i Visconti e la Repubblica Veneziana. Quello che si trova all'interno della tradizione gardesana da un punto di vista di consumo di pesce di lago è enorme. Tenete presente che, vi faccio solo un parallelismo, io vengo dal Lago di Iseo, sono nato a Lovere, è un lago che si trova a circa un'ora di distanza dal Lago di Garda, stiamo sempre parlando di un lago nordico, dove l'abitudine al consumo di pesce di lago è limitatissima. Nella zona di Montisola si ha questa l'abitudine di essiccare le sardine o gli agoni, li chiamano nella zona del Lago di Iseo, ma non è così radicata l'abitudine del consumo di pesce di lago come è avvenuta sul Lago di Garda. Basta citare alcune ricette classiche, storiche, per comprendere quanto sono veramente importanti e hanno ormai costruito una dimensione storico-culturale molto radicata nella nostra zona. I bigoli con le sarde è uno dei piatti forse più rappresentativi del Lago di Garda, come il luccio alla gardesana. Allo stesso tempo abbiamo le anguille alla brace, ma chiaramente non possiamo non citare semplicemente le bose fritte o il pesce persico fritto. Sono tutti piatti che tuttora sul Lago di Garda vengono consumati, si possono trovare nelle trattorie. Si seguono chiaramente tutti i periodi di blocco dell'anno per il ripopolamento naturale delle specie di pesce durante l'anno, quindi ci sono vari blocchi. Adesso in questo periodo fino a metà maggio abbiamo blocco della pesca, sono riuscito comunque a trovare del pesce persico che si era infilato nelle reti del Coregone e riusciremo comunque a fare la lezione. Ma chiaramente i blocchi annuali sono quelli più importanti da seguire per consentire al pesce di riprodursi in estrema tranquillità. Tenete presente che i due periodi di massima più importanti per la riproduzione vanno da aprile a maggio e nel periodo di agosto, chiaramente quando le acque incominciano a essere un po' più calde, perché la maggior parte dei pesci sfregano, è per quello che si dice proprio vanno in frega i pesci, sfregano la loro pancia sulle rocce adiacenti, chiaramente le rive, e quello sfregamento consente di essere espulse le uova e poi chiaramente fecondate dagli animali maschi. Questo quindi per quanto riguarda la tradizione storica culturale del lago. Vi racconto semplicemente di qualche pesce del Lago di Garda molto comune. Non tutti i laghi hanno gli stessi pesci. Tenete presente che una cosa che ci contraddistingue soprattutto sul Lago di Garda è la presenza del carpione. Molti di voi rimarranno un attimino basiti e diranno: ma il carpione l'ho sempre sentito raccontare come una tecnica di conservazione a freddo a base di aceto, olio extravergine o una frittura precedente di un pesce. Sì, è anche vero, ma il carpione è un salmonide presente sul Lago di Garda e sul Lago Baikal. Che caratteristica ha? È un pesce che vive in profondità molto importanti. Tenete presente che il Lago di Garda raggiunge anche 370 metri di profondità, quindi sono laghi poco sabbiosi. Probabilmente per questa la grande pulizia, la freschezza che abbiamo del pesce è riconosciuta in tutta Italia, poco sabbiosi, molto profondi, e chiaramente il freddo che si manifesta a profondità importanti consente a questo salmonide di svilupparsi molto bene. Vive esclusivamente nelle profondità e purissime acque del Lago di Garda. Per diverse cause la pescosità di questo esemplare è attualmente molto scarsa, è vero. Tenete presente, vi do dei parametri, che prenderò circa, mi passano circa 10-15 carpioni l'anno. Sono oggettivamente molto, molto rari. Ha due periodi riproduttivi. Il carpione si differenzia dagli altri pesci perché i suoi due periodi sono dicembre-gennaio e l'estate luglio ed agosto.
raggiunge dimensioni molto piccole, esili, al massimo raggiunge 1,5 kg di peso. È un pesce che consiglio assolutamente al vapore perché ha una finezza delle carni estremamente raffinata, appare chiaramente, essendo un salmonide, rosata la polpa di questo pesce, ha però una delicatezza in termini di grassi estremamente raffinata. Abbiamo la trota, che è sempre un salmonide, non sono pesci immessi nel lago di Garda, questi che vi sto raccontando, è una trota che vive in modo naturale nel lago di Garda, raggiunge dimensioni anche piuttosto importanti, anche di 4 kg, anche di queste, visto che ci basiamo solamente sulla pesca nella somministrazione dei Allora, mi sa che Riccardo ha avuto, si è bloccato, si è completamente frizzato proprio. Vediamo se riusciamo magari a recuperarlo. Sì, Andrea, vedo che Andrea ci scrive, si è bloccato tutto. Sì, purtroppo sì. Ragazzi, è il bello della diretta, può capitare purtroppo. Diciamo che finora nelle tutte le lezioni precedenti non era mai capitato, doveva capitare. D'altra parte non è che proprio Riccardo sia in centro a Milano con la fibra, quindi eccoti Riccardo, sta ritornando, ragazzi, hai il microfono mutato. Stavo spiegando Riccardo che comunque bisogna avere un po' di pazienza perché hanno subito scritto si è bloccato tutto, perché ho detto non sei proprio in centro a Milano, nel senso con la super mega, quindi ci sta anche un po', è anche il bello insomma della diretta inoltre. Vi ho lasciato una breve pausa caffè, diciamo così, e io intanto mi ero fermato sulla trota. Sì. Ritorniamo alla trota di lago, penso che siete arrivati lì nel sentirmi. Quindi, altro salmonide, altro pesce molto raro, anche di questi riesco ad averne circa 20, poi vi dirò chi sono i miei pescatori, circa 20 in tutto l'anno, non di più, sono tutti pesci che entrano fuori carta all'interno del ristorante. Lavoriamo molto in questa direzione perché l'unico modo chiaramente per lasciare lo spazio di comando alla materia prima è quella di basarsi semplicemente su prodotti di caccia, sul rispetto dei blocchi annuali per il popolamento delle specie e chiaramente adeguarsi a quello che è la richiesta poi della clientela. Abbiamo le anguille, uno dei pesci probabilmente che si contraddistingue di più in assoluto rispetto ad altre anguille che abbiamo nelle zone del Po o in altri laghi, perché la profondità proprio del lago di Garda la caratterizza in modo molto evidente. Tenete presente che il colore dell'anguilla del lago di Garda la si può riconoscere molto bene perché sul ventre risulta di un verde piuttosto scuro e intenso, ma soprattutto sono le carni che fanno da padrona. Generalmente si ha questa percezione che l'anguilla sia un pesce molto grasso, che abbia la sensazione a volte di sentire di sabbia, perché vive chiaramente nascosta sotto i terreni sabbiosi, e quindi si tende a preparare delle ricette che tendono a sgrassarla. La caratteristica dell'anguilla di lago arriva a dimensioni tra gli 800 e i 1000 grammi, arrivano ad avere delle carni di una finezza, di una pulizia nel gusto estremamente raffinate e molto buone, si prestano chiaramente a diverse preparazioni, da quelle brasate alla brace, alle stufate in padella con olio extravergine d'oliva o anche semplicemente fritte. Abbiamo il coregone o l'avarello, fa sempre parte della famiglia dei salmonidi, per chi non l'avesse mai visto assomiglia un po' a un branzino di piccola taglia perché raggiunge 6 etti, 8 etti al massimo. E ha una bocca piccola, si nutre quasi esclusivamente di plancton. Non tutti i pesci del lago di Garda, ci sono anche dei
pesci che chiaramente mangiano altri pesci, quindi carnivori, ma non tutti i pesci del lago di Garda sono carnivori, la maggior parte, pensate, si nutrono semplicemente di plancton. Abbiamo l'aula o l'alborella, è un pesce che ormai è quasi esclusivamente scomparso, si tratta di quei pesciolini piccolini che venivano fritti e hanno la caratteristica di avere una grandissima dolcezza delle carni nella parte vicino alla testa, perché veniva fritto completamente, aveva la prima espressione amarotica. Pensate che un forte utilizzo delle aule, delle alborelle, veniva anche utilizzato per recuperare le squame, per creare l'effetto perlaceo delle perle artificiali. Quindi addirittura si era anche trovata un'evoluzione di utilizzo delle aule delle borelle in questa direzione. Abbiamo la tinca, questa è piuttosto comune tra i vari laghi nordici, anche sul lago di Iseo si prende spesso. È un pesce chiaramente di grossa taglia, un pesce piuttosto muscoloso e nervoso, vive tra le rocce, vive anche in grandi profondità, un colore verde scuro, le carni risultano estremamente rosse, sembrano quasi molto simili a una ricciola, quasi simili a un tonno, proprio per la caratteristica di essere un pesce piuttosto coriaceo nelle sue carni, viene consumata principalmente ripiena e cotta lentamente al forno. Abbiamo il luccio, quasi sempre più difficile trovarlo. Tenete presente che la caratteristica del luccio gardesano è quello di avere una carne estremamente bianca dal sapore lattico. Il ventre e la parte chiaramente delle squame è caratterizzato da dei bolli neri con un buco al centro che lo caratterizzano, sembrano delle borchiature su questo ventre estremamente bianco. Ci sono dei lucci che provengono anche da altri laghi, vi accorgerete che il ventre tende sempre invece a un colore più verde scuro. La caratteristica del luccio del lago di Garda invece è proprio questa chiaro colore perlaceo con questi bolli, queste borchiature nere chiaramente che vengono disegnate su tutto il corpo. Abbiamo il cavedano, somiglia a un coregone di taglia un po' più grossa, con lische molto più importanti all'interno. Abbiamo il barbo, somiglia un po' a un pesce gatto, a questi due baffetti sul finale, alla coda che somiglia un po' a un'anguilla, un pesce piuttosto grasso, ottimo da fare fritto. E abbiamo la carpa, che anche questa viene utilizzata, essendo simile a una tinca, più nelle cotture al forno, magari ripiene, proprio perché le carni devono rilassarsi rimanere chiaramente più morbide durante la cottura. Abbiamo anche il salmerino, fa parte sempre della famiglia dei salmonidi. Tutti pesci che vengono costantemente pescati tuttora sul lago di Garda, tranne l'aula, che sono anni, non riesco a vederla, si dice sia sparita, e le anguille perché hanno un blocco da 10 anni sul lago di Garda per una presenza garantita da parte dell'ASL per la somministrazione e per poterla mangiare, perché ha un carico di diossina un po' alto. Peccato, perché si trattava veramente di una delle anguille più buone che ho mangiato nella mia vita. Le tradizioni legate a questi pesci ve le ho raccontate, la mia origine da lago a lago ve l'ho detta. Sono partito dal lago di Iseo, nasco in quel contesto, in quell'ambiente, non c'era un'abitudine alimentare legata ai pesci di acqua dolce, lo sviluppo, la sensibilità, e l'allenamento sulla materia pesci di lago l'ho chiaramente potuto effettuare solo quando sono arrivato circa 20 anni fa sul lago di Garda, installandomi inizialmente in un ristorante. Poi dal 2013 abbiamo comprato il Lido 84 con mio fratello Giancarlo, nel 2014 siamo ripartiti dopo la ristrutturazione e adesso da 6 anni stiamo gestendo questo ristorante. Il pesce di lago nelle nostre carte c'è sempre, abbiamo sia negli antipasti che nei primi che nei secondi chiaramente una forte componente di pesce di lago, perché è il modo chiaramente più veloce ed immediato per avere una materia prima freschissima, quindi non ci sono trasporti che intervengono,
la nostra zona davanti al Lido 84. Fortunatamente da 5 anni proprio questa parte del litorale vince il premio come bandiera blu d'Italia, una delle acque più pulite d'Italia, è una delle zone più pescose proprio davanti al Lido 84. Questo è chiaramente un termine di valore molto importante per noi. Lavoro con 2 famiglie sostanzialmente, tra le più antiche tradizioni pescatori sul lago di Garda. La famiglia Dominici, i signori Franz, poi vi racconterò perché vengono chiamati Franz, i Franz, e la famiglia Castellini. Entrambe hanno abitudini di pescatori dall'Ottocento. Immaginatevi quindi quanto sono riusciti a salvaguardare, a mantenere questa tradizione, questa abitudine e a tramandarla da generazione in generazione. Chiaramente lo sappiamo tutti, non è un mestiere facile, si esce di notte, le intemperie, la pericolosità chiaramente di questo mestiere, il fatto comunque di doversi adattare ad ogni evento atmosferico e l'incertezza chiaramente di poter pescare o meno, anche se si tratta di un lago molto pescoso, chiaramente c'è sempre l'incognita della pesca. Tenete presente che la pesca sul lago non viene effettuata poi con degli strumenti o delle imbarcazioni professionali che consentono di uscire con una flotta importante di uomini. La sera, quando si vedono le persone che escono a mettere le reti, si tratta sempre di una barchetta con una persona o due all'interno di una barchetta, quindi si tratta ancora di un lavoro concepito in modo estremamente ancestrale. Vi raccontavo della famiglia Dominici, una delle famiglie più importanti sul lago di Garda. Vengono chiamati i Franz perché originariamente erano arrivati dalla Corsica intorno all'850 e si erano installati nella zona di Gargnano. Da lì poi chiaramente avevano fatto famiglia e si sono portati avanti negli anni la tradizione di pescivendoli, di pescatori, e d'inverno fanno tuttora i contadini, quindi sono rimasti paradossalmente ancorati a quell'abitudine di vita e di lavoro che li vedeva pescatori nella primavera, estate e l'inizio dell'autunno, e successivamente contadini per seguire i loro campi, le loro terre. I blocchi annuali ve li ho detti, passerei a questo punto sul raccontarvi in che modo ho interpretato le ricette più importanti che ho amato più fare in questi anni sul lago di Garda, per farvi anche comprendere in che modo la creatività è intervenuta e ha cercato chiaramente di dialogare con la parte storica e culturale che ha contraddistinto le abitudini alimentari legate ai piatti più tradizionali che tuttora si trovano nelle trattorie. I piatti che ho cercato di interpretare nascono sempre chiaramente da un approccio storico. Vi faccio l'esempio più facile per cercare di portarvi all'esperienza gustativa. Uno dei piatti più tradizionali della sponda bresciana, di Brescia e del lago di Garda, che non è di lago, è lo spiedo bresciano. È un piatto estremamente antico. Oggi si può fare, ma solo attraverso l'utilizzo di alcune carni e non più di altre. Di che cosa si trattava? Chiaramente erano cotture fatte sui carboni, erano cotture nate dall'esigenza di sfamare con grande ricchezza gustativa popoli poveri. Si trattava per necessità di mettere sugli spiedi alternando diverse tipologie di carni che andavano dai la coppa del maiale, le costine del maiale, la faraona o il pollo con le alette, dei lombi di coniglio, e alternare tutte queste carni con uccellini a becco fino. Una volta la tradizione consentiva chiaramente la caccia di uccellini a becco fino e di inserirli all'interno dello spiedo. Ogni carne veniva poi alternata con fette di patate con la pelle e foglie di salvia. Venivano cotte per 4-5 ore sugli spiedi. Perché vi ho spiegato questo? Perché il piatto che ho cercato di reinterpretare
proprio per la difficoltà e l'impossibilità di utilizzare gli uccellini a becco fino, è stata la sardina, e ho provato a rileggerla secondo questa abitudine. Lo spiedo bresciano, dopo le 4-5 ore di cottura sui carboni ardenti, innaffiandole costantemente di burro e stando attenti a che la caramellizzazione degli zuccheri sulle carni avvenisse in modo adeguato, ma l'abitudine dal cuocerlo per 4-5 ore portava queste carni a una biscottatura piuttosto evidente. Cosa intendo per biscottatura? È chiaro che le carni piccole così per 4-5 ore, quando venivano cotte sullo spiedo, alla fine della cottura diventavano estremamente croccanti, asciugate, tendenti quasi a sapori ferrosi, perché all'interno gli uccellini avevano le loro frattaglie, quindi i cuori e i fegati. Paradossalmente può sembrare difficile l'approccio a una carne che ha cotto così tanto tempo col burro, con i fegatini, quindi sapori piuttosto forti, quasi tendenti all'amaro, ma è stato proprio quella la sfida più importante che ho cercato di mettere in essere. Quindi la sardina, essendo un pesce magro, ho pensato che forse in una cottura più rapida potesse regalarmi la stessa sensazione biscottata e ferrosa degli uccellini che si utilizzavano sullo spiedo quando era consentito chiaramente la caccia di questi animali. La sardina quindi di lago o sarda di lago, ha diversi nomi, viene chiamata anche agone, ha una dimensione piuttosto importante che va dai 12 ai 15 centimetri. I periodi dell'anno migliori per pescarla e per consumarla, a mio avviso, sono quelli invernali, perché le carni sono molto più magre, e la sardina a questo punto, per portarla a quel gusto molto simile dello spiedo, che cosa faccio? La prendo, generalmente lascio le frattaglie all'interno, la metto a marinare in aceto di groppello, che è un aceto fatto con uve autoctone, l'uva groppello, tipica sul lago di Garda, dove si ha ancora l'abitudine di fare l'aceto con le vecchie madri, quelle soluzioni piuttosto gelatinose e scure che vengono lasciate all'interno dei vini non pastorizzati per produrre chiaramente la fermentazione acetica. L'aceto di groppello, quindi un aceto piuttosto corposo nel gusto, piuttosto agreste nelle sfumature di aceticità, di colore rosso chiaramente, viene utilizzato per marinare le sardine. Stanno a bagno per circa 7-8 ore finché si impregnano di una certa nota acetica, successivamente vengono fatte asciugare per 4-5 ore sulla brace a carboni lievemente spenti, piuttosto bassi, perché l'asciugatura chiaramente deve permettere di penetrare fino all'interno della lisca, perché il gol che mi ero prefissato era quello di ottenere lo stesso gusto di uno spiedo bresciano, ma fatto semplicemente con le sardine. Quando viene fatta essiccare la sardina all'interno con l'utilizzo delle braci, alla fine della biscottatura questa sardina viene presa, fritta all'ultimo momento, quindi gli si dà ancora questo eccesso di asciugatura quasi esasperato per portarla ad essere croccante. Successivamente poi vado a servirla tutta increspata e piuttosto secca, mielata leggermente per dare un contrappunto dolciastro a questa acidità e amertume chiaramente che viene sviluppato dalle frattaglie interne, e cosparsa da delle erbe di campo selvatiche per dare un tono chiaramente un pochettino più balsamico alle carni. Altro piatto che ho cercato di reinterpretare è il luccio, che generalmente alla Gardesana viene servito con della polenta e un bagnetto a base di olio, prezzemolo, capperi, il limone chiaramente per bilanciare il gusto, e il limone chiaramente perché è una delle più grosse produzioni e uno dei vanti maggiori che il lago di Garda si annovera tra le eccellenze gastronomiche. Il luccio l'ho interpretato in modo un po' diverso, ho cercato di preservarne la eleganza delle carni, vi raccontavo prima di questa caratteristica sfumatura bianca che ha sul ventre, il luccio chiaramente si ripropone anche sulla carne, quindi non ha una carne che tende al grigio scuro, ma assolutamente rimane molto chiara, molto bianca.
Generalmente lo cuocio con una cottura au bleu, nemmeno a vapore, una delle cotture più affascinanti e antiche che abbiamo. Si tratta chiaramente di una cottura maggiormente adatta per pesci azzurri. Viene chiamata proprio cottura au bleu perché la livrea chiaramente che ha questa patina salmastra appiccicosa, gelatinosa sulla parte della pelle, nel momento in cui viene immersa in un liquido a 90 gradi, lievemente acetificato con degli aromi dal sedano alla carota, all'alloro e il pepe, viene immerso il pesce, lasciato chiaramente in immersione a caduta, si dice, perché il fuoco a quel punto viene spento. Il contenitore deve avere chiaramente la dimensione perfetta per contenere il pesce, non essere troppa l'acqua. Viene lasciato in questo bagno in immersione caldo fino a quando arriva intorno ai 30-35 gradi. A quel punto si toglie il pesce, lo si spela, si sfiletta e si ottengono delle carni che hanno mantenuto, chiaramente essendo state cotte sull'osso, quindi il pesce intero, hanno mantenuto tutta la succosità interna e chiaramente la delicatezza interna. Il luccio a quel punto lo prendo, lo spoglio come viene fatto nella classica tradizione gardesana, perché all'interno delle fibre piuttosto muscolose è un pesce carnivoro. Mi sentite? Sì. Le carni chiaramente essendo molto delicate vengono sfogliate proprio per fare permettere a questo pesce che nella tradizione viene poi affogato nell'olio, nel prezzemolo, nel limone di prendere tutti i gusti, di insaporirsi. Tenete presente che il pesce di lago, il pesce d'acqua dolce, ha la caratteristica di avere delle carni molto fini, quindi non abbiamo i gusti pronunciati come il pesce d'acqua salata, ma chiaramente abbiamo delle delicatezze maggiori. Quindi le delicatezze maggiori in che modo venivano gestite dai cuochi dell'epoca? O coprendole addirittura con degli elementi piuttosto importanti in termini di gusto, che erano il limone, l'olio extravergine o delle erbe aromatiche o i capperi, oppure molto spesso venivano semplicemente abbinati a un tratto di olio extravergine d'oliva e semplicemente cotti al vapore. In questo caso il luccio mi piace abbinarlo affogato in un bagnetto a base di mandorle, lievemente aromatizzate con un limone candito e un tratto di olio al prezzemolo. Quindi alla fine sto sempre servendo in un contesto piuttosto delicato questo pesce particolare. A questo punto vi ho già accennato della trota. La trota di lago è uno dei pesci chiaramente più rari, amo cuocerlo quanto mi arriva, ho la fortuna di averlo perché si tratta sempre di un pesce di 2-3 kg e viene praticamente servito come il pescato del giorno per la sua rarità e generalmente consumato tutto a pranzo, lo inseriamo all'interno dei menù. La trota, in che modo la cuocio? Mantengo questa cottura au bleu che trovo estremamente raffinata, la preferisco alla cottura a vapore perché il pesce rimane completamente affogato all'interno, quindi ha chiaramente il più tempo per poter cuocere, non vengono troppo stressate le carni, mantengono tutte le loro succosità e una volta cotto e affogato viene anche la trota diliscata, privata dalla pelle, tolti i filetti e a quel punto l'abbinamento è più legato a, scusatemi un secondo, l'abbinamento che ho fatto con la trota in questi anni è stato abbinandola con una crema di semi di zucca e un olio alla salvia. Quindi vedete in questo caso quanto ho quasi reso ottuso il gusto, non sono andato troppo per contrasti, perché nell'abitudine gardesana non c'erano troppi contrasti di gusti. Gli unici due contrasti che venivano utilizzati, pensate, erano gli agrumi, i limoni, perché sono una componente fondamentale per il lago di Garda, e i capperi, l'altro elemento chiaramente che si sviluppava più in termini salini all'interno delle ricette. E l'anguilla, chiaramente, che facevo quando mi era concesso,
e veniva chiaramente, essendo un pesce invece molto grasso, cotta totalmente alla brace. La grassezza chiaramente permetteva a questa carne di poter rimanere sulla brace per più tempo e chiaramente di arricchirsi di sfumature di gusto e di profumi legate tutto, a tutto ciò che c'è intorno a quell'ancestralità delle cotture sui carboni. Ci sono alcune curiosità, vi dicevo che la maggior parte dei pescatori poi si trasformano in agricoltori d'inverno e questo chiaramente consentiva anche i primi termini commerciali già in tempi molto antichi e i termini commerciali erano soprattutto basati sul baratto, quindi sullo scambio della materia prima. Vi racconto solo un paio di aneddoti molto curiosi legati a questo aspetto. In molti si chiedono come mai abbiano avuto questa intuizione di mettere l'olio di semi di lino a Bagolino, siamo in uno dei comuni più a nord chiaramente del lago di Garda, un comune che vive ancora dell'ancestralità dell'allevamento delle mucche e producono questo formaggio che viene cosparso da olio di semi di lino. Perché veniva cosparso da questo olio di semi di lino, che è quello che dà la caratteristica e il gusto al bagos? Perché le reti da pesca venivano legate, riparate e prodotte con i semi di lino. Chiaramente il semi di lino ha una particolare viscosità, serviva anche per fare dei filati, il lino, e chiaramente tra questi filati c'erano le reti da pesca. Pensate che a Salò, uno dei paesi più importanti del lago più grandi, del lago di Garda, c'è ancora una delle vie più belle, tra l'altro, sul lago, che si chiama Via Cure del Lino. Probabilmente la cura del lino, il trattamento del lino, era una tecnica fortemente ancorata in questa zona del lago di Garda, perché i pescatori avevano bisogno delle reti da pesca e probabilmente mi piace immaginare che negli scambi commerciali di questi baratti tra pescatori e agricoltori veniva scambiato il seme di lino, producevano magari l'olio, finiva a Bagolino, cospargevano le forme di bagos che per necessità preferivano utilizzare l'olio di semi di lino, probabilmente perché l'olio extravergine lo utilizzavano per altro, addirittura per accendere le candele. L'olio extravergine non è che fosse utilizzato da subito nella somministrazione nel cibo, ma chiaramente le necessità erano altre in altri tempi. Quindi le particolarità intorno alle abitudini e alle necessità che si sono evolute nel tempo e che hanno caratterizzato alcune ricette, chiaramente sono la parte più curiosa chiaramente del nostro lavoro. Venendo a noi, che cosa ho cercato di prepararvi? Ho pensato questa ricetta cercando di interpretare chiaramente il grana padano. Molto spesso si pensa che il formaggio sia un deterrente per l'utilizzo in una ricetta con del pesce e soprattutto il rischio è quando ci sono dei pesci estremamente raffinati e delicati come gusto che il formaggio sia coprente. Devo dire che ho avuto un grosso aiuto, un grande aiuto da Paolo, perché mi ha portato diverse stagionature di grana padano e ho cercato chiaramente di scorgerne le differenze, di interpretarle in una ricetta. Sono rimasto molto colpito da una stagionatura che generalmente poco avvezzano i cuochi. Tendiamo sempre a salire di mesi e di stagionature proprio per caricare maggiormente il gusto. Invece, paradossalmente, mi sono fatto portare proprio un formaggio estremamente giovane e sono stato molto colpito da 14 mesi, perché proprio in quella stagionatura ne ho scorto la presenza di profumi lattici e aciduli maggiormente preservata. L'idea era quella di abbinarla ad un pesce di lago che amo molto, che è il pesce persico. Cercavo di capire in che modo poterlo fare dialogare insieme. Quindi l'acidità lattica del grana padano di 14 mesi ho cercato di esprimerla in questo modo. Ho frullato semplicemente 300 grammi di acqua con 150 grammi di grana padano. Frullandolo ho ottenuto chiaramente la dispersione del grana padano all'interno dell'acqua, che mi ha permesso chiaramente alla fine, dopo averla setacciata e filtrata, un'acqua profumata di grana padano, ma lievissima nei toni di gusto. A quel punto
ho preso il mio filetto di pesce persico, l'ho spilettato, ho tolto tutte le lische e l'idea era cercare di far dialogare adesso questo grana padano con il pesce persico. In che modo l'ho fatto? Vi dicevo prima che spesso i pesci del lago di acqua dolce o di lago hanno delle caratteristiche di gusto piuttosto delicate, quindi generalmente mi esercito nel preservarle e servirle semplicemente con un filo d'olio extravergine o con un latte di mandorla come ho fatto per il luccio o con una crema di semi di zucca come vi ho raccontato per la trota. In questo caso ho cercato chiaramente invece un contrasto un po' più intenso e la ricetta di oggi che ho preparato per voi viene chiamata appunto persico trippato. Che cosa vorrà mai dire? Ma niente di che, ho cercato di comprendere come poter valorizzare una carne molto magra come quella del pesce persico, che generalmente nella tradizione viene sempre fritto, quindi vedete che mi sono ancorato anche in questo caso alla tradizione, ma l'ho fatto dialogare con un pesce di un altro mondo, quindi del mondo salato, acqua salata, quindi un pesce di mare come il baccalà, che chiaramente mi potesse dare una struttura di gusto maggiormente intensa. Ma del baccalà ho preferito utilizzare la parte delle trippe, la parte dello stomaco, che ha una consistenza piuttosto gelatinosa, piuttosto grassa, ma che si potesse chiaramente combinare bene e equilibrare bene con la delicatezza e la parte più magra chiaramente del pesce persico, perché l'idea era quella di mantenerla fritta, d'accordo? Ci siamo detti che la partenza di una ricetta parte sempre dalla parte culturale, per quanto mi riguarda, chiaramente l'ingrediente quando si manifesta la parte culturale e storica, quindi l'idea era quella di fare ancora un pesce fritto. Quindi nella fattispecie permettetemi di girare la fotocamera con la quale mi state guardando, vi faccio una ripresa adesso degli ingredienti che ho utilizzato per questa lezione, cercherò di raccontarveli prima di andare in cucina per cercare di farvi capire che cosa abbiamo fatto. Allora, in questo caso abbiamo il sale che servirà poi alla fine per cospargere il nostro persico trippato. Qui abbiamo i nostri filetti di pesce persico che abbiamo chiaramente preso, sfilettato. Abbiamo eliminato la lisca centrale perché è l'unica parte dove si manifestano le lische per poter avere il filetto estremamente pulito. Qua abbiamo quello che abbiamo ottenuto, chiaramente vedete in superficie la parte più grassa del grana padano, abbiamo frullato quindi il grana padano con 300 grammi di acqua, 150 grammi di grana padano, una volta frullato questo deve essere chiaramente la parte più importante per la cottura delle trippe di baccalà, quelle che vi ho accennato prima. La parte chiaramente più grassa del baccalà è quella dello stomaco, ma che serviva successivamente ad essere abbinata al pesce persico per fare questo passatemi il termine, sandwich di pesce persico e trippa di baccalà. In che modo l'abbiamo cotta la trippa di baccalà? Una pentola dell'olio extravergine, una punta di scalogno, un pezzettino di acciughina, abbiamo messo all'interno le trippe di baccalà, le abbiamo fatte sfumare, perdere l'acqua in eccesso, le abbiamo bagnate con del vino bianco e abbiamo proseguito la cottura per 40 minuti circa, bagnandola costantemente con questa acqua di grana padano. Chiaramente la cottura evolve, la parte chiaramente più acquosa se ne va del formaggio e rimangono tutti i profumi, che in questo caso, se vi ricordate, avendo utilizzato un 14 mesi, i profumi sono quasi più legati a una materia prima lattica, alle acidità, ai profumi quasi più tenui di formaggio, non risulta come un formaggio stagionato, quindi con tutta la sua potenza. Volevo che fosse cotto la trippa di baccalà un po' come ricordare il brandacuyun, la brandad, il famoso baccalà cotto in teglia, con il latte o con la panna e le patate come fanno nella parte ligure. Quindi vedete che la materia prima lattica in questo caso poteva assolutamente esprimersi all'interno di questa ricetta, perché anche qui la tradizione voleva proprio l'abbinamento del baccalà con una parte
di formaggio vaccino o di latte semplicemente. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso il filetto di pesce persico crudo, ho cotto la trippa di baccalà con il brodetto di grana padano e a questo punto ho creato questi semplici sandwich. Quindi la parte più chiaramente particolare sta proprio in questo frangente. Una volta che la trippa di baccalà viene cotta, potete immaginarvela, è gelatinosa, l'ho lasciata scendere di temperatura, l'ho appoggiata su un piatto come potete vedere e quando si è trattato di arrivare a circa 30-40 gradi di temperatura ho appoggiato sopra un filetto di pesce persico e appoggiando sopra il filetto di pesce persico quello che potete notare è questo, vedete che il persico si è attaccato praticamente alla trippa, perché la gelatina chiaramente l'ha come saldato, no? E chiaramente questo mi permetterà alla fine di andare a friggerlo e ottenerne una sorta di sandwich di una carne estremamente magra come quella del pesce persico e una consistenza invece più gelatinosa che è quella tipica delle trippe, in questo caso la trippa di baccalà. Una volta che sarà pronto l'olio di semi, andremo a passare questo sandwich di pesce persico e trippa di baccalà cotta nel grana padano, lo immergeremo in una pastella fatta semplicemente con farina di riso e acqua fredda e successivamente andremo a friggerlo in olio di semi. Una volta fritto andremo a cospargere il nostro boccone, perché si tratterà alla fine di ottenere un paio di bocconi da ogni persico trippato, lo cospargeremo di miele sulla parte chiaramente croccante perché cercheremo di darne un contrasto aromatico particolare, ma perché alla fine andremo a grattugiare il nostro grana padano 14 mesi per chiaramente dare anche una percezione grana padano crudo, che chiaramente sarà quello che dovrà essere la parte aromatica, olfattiva principale nel momento in cui viene servito all'ospite. Se siete d'accordo, io vado in cucina a cuocere il pesce persico trippato, purtroppo vi lascerò con un fermo immagine, ma non forse purtroppo, sul lago di Garda, perché abbiamo provato questa mattina la connessione in cucina e risultava un po' difficile. Quindi cederei volentieri la parola a Laura o a Paolo nel caso dovesse intervenire con qualcosa. Mi allontano, promesso, 3-4 minuti, non di più, vado a friggere il mio persico trippato e a quel punto chiuderò e completerò il piatto con il miele direttamente in sala e finirò di grattugiare il grana padano sopra per presentarvi il piatto finito. Vi lascio qualche secondo. Vai Riccardo, vi ringrazio ancora e vi riporto su un fermo immagine un po' più sognante, probabilmente nell'attesa di rivederci tutti al ristorante. Ancora sarà assolutamente la prima cosa. Io sicuramente verrò a trovarti, guarda, appena sono in Lombardia, ma proprio appena io ritorno in Lombardia, fissa sicuramente proprio, non vedo l'ora. Meraviglioso. Sicuramente, intanto grazie per la... Eccoci qua. Allora, vabbè, mentre Riccardo va in cucina, insomma, purtroppo prima abbiamo provato la connessione ed effettivamente prende un po' malino. Allora, ne approfitto mentre Riccardo finisce il piatto e inizia a porre qualche domanda, nello specifico una a Paolo. Sì. Mi sembra abbastanza interessante. Diciamo che non riguarda prettamente la produzione o diciamo quello di cui hai parlato prima, ma secondo me è interessante perché chiedono, l'Italian sounding è un danno, e questo lo sanno tutti, enorme al Made in Italy. Quali sono le azioni che mettete in campo all'estero per contrastarlo? Allora, all'interno dell'Unione Europea abbiamo diverse opportunità per proteggerci, fuori diventa già un po' più complicato. Però è da sempre che riteniamo che il modo migliore per evitare questo sia far conoscere veramente le caratteristiche del grana padano ai consumatori
e attraverso questo poi chiaramente identificare il prodotto come unico, non migliore o peggiore di altri chiaramente, ma certamente unico. E il modo migliore sia appunto renderli consapevoli attraverso proprio l'assaggio, farglielo incontrare, raccontarglielo, e questo lo facciamo attraverso diverse iniziative, sia con la stampa estera, sia con la televisione estera, e fin quando era possibile, mi auguro che ritorni a breve l'opportunità di poterle rifare, le fiere, le manifestazioni fieristiche dove realizziamo degustazioni, dove facciamo incontri con giornalisti del settore enogastronomico, ma abbiamo anche diverse trasmissioni, anche negli Stati Uniti, in Giappone, dove la presenza di Grana Padano è proprio mirata a far conoscere le sue caratteristiche, la sua peculiarità. Perché oltre che a questo non, cioè, diventa veramente difficile contrastare un tentativo di imitazione, ripeto, che scimmiottano il nostro nome, diciamo cercano di copiarci attraverso similitudini con i colori, la forma e via dicendo. Diventa difficile intervenire, ripeto, fuori dall'Unione Europea, però all'interno dell'Europa le attività che facciamo sono legate anche ai controlli presso i punti vendita stranieri. Non è che i nostri vigilanti, i nostri ispettori si limitano a verificare all'interno del nostro territorio nazionale i punti vendita o i punti di distribuzione. Le attività sono svolte anche fuori dall'Italia, all'interno, ripeto, in Francia, in Svizzera, in Germania, in Spagna, a campione chiaramente, perché non possiamo controllare tutto, però le attività legate alla verifica, praticamente che tutto ciò che riporta il nostro nome, la nostra losanga, i nostri marchi, le nostre utilizzazioni sia effettivamente Grana Padano, e viene svolto con grande attenzione anche fuori dall'Italia. È chiaro che il 40% del nostro prodotto, della nostra produzione è esportato, e questo rappresenta 2 milioni di forme per noi che vanno in giro per il mondo. Un grandissima escalation, negli ultimi anni abbiamo superato ogni record ed è in continua crescita l'export, però questo appunto ci deve anche far capire che l'attenzione fuori dall'Italia deve essere sicuramente sempre, sempre alta. Riteniamo comunque, per chiudere, che il modo migliore per proteggere il nostro prodotto sia farlo conoscere attraverso queste iniziative, in modo che il consumatore sappia quali sono le nostre caratteristiche e che se assaggia qualcosa sappia riconoscere diverso, la differenza, dica, quindi questo non è effettivamente il nostro prodotto. Quali sono i paesi in cui stai parlando di export? Quali sono quelli magari storici e quali sono invece quelli che sono insomma cresciuti di più ultimamente? Da sempre la Germania è il nostro... è il nostro consumatore più numeroso. Loro consumano 500.000 di forme, in Germania esportiamo, ed è un mercato importantissimo per noi. La Francia lo è altrettanto, la Svizzera, la Spagna, sono i Paesi Bassi, e fuori dall'Europa abbiamo gli Stati Uniti, che rappresentano un bel mercato per noi, il Giappone, sono il Canada, sono paesi dove abbiamo un grande impatto sul mercato, e chiaramente tendiamo sempre ad aumentarlo questo, però non possiamo che essere contenti, voglio dire, del volume di forme esportate negli ultimi anni, ripeto, 2 milioni di forme. Comunque all'interno dell'Unione Europea la Germania e la Francia e la Svizzera sono i nostri, e la Spagna sono i nostri paesi dove abbiamo più consumatori. Ok, grazie Paolo. Prego. Andrea ci ha chiesto adesso al volo, quando appunto ho detto che avrei fatto qualche domanda, non credo sia, cioè non la vedo specifica comunque su Grana Padano, però dice: alla luce delle ultime normative vigenti sull'etichettatura degli alimenti, diventa obbligatorio per alcuni prodotti riportare la provenienza al fine di garantire l'originalità. Ci sono molte frodi? Frodi sulla? Immagino sulla provenienza, nel senso immagino sul fatto che magari uno attesti, oppure magari chiediamo a Andrea di specificare, però che dica è stato prodotto in Italia e poi in realtà non è così, insomma, frodi in questo senso, presumo. Andrea, correggimi se ho sbagliato. Fuori.
fuori dal comparto Grana Padano, sicuramente, ma probabilmente può avvenire anche all'interno del nostro comparto, cioè sono rischi effettivi, reali, non possiamo dire che tutto ciò che arriva marchiato prodotto in Italia sia effettivamente così, lo sappiamo, cioè, è un danno grandissimo, ma lo riscontrano i NAS, i NAC, l'ispettorato del Ministero, cioè, non è una cosa così rara trovare frodi di questo tipo con i prodotti italiani che vengono definiti tali quando con l'Italia hanno veramente poco a che vedere. Poco a che vedere. Sì. Ecco. Mi sembra che sia tornato, aspetta che prima di dare la parola a Riccardo guardavo, ok, no, sì, detto, magari mi ha risposto Andrea e invece no. Vai Riccardo, ti rilasciamo la parola. Stato... Ecco, sì, allora. Sei stato velocissimo. Quindi, come vedete, quello che ho fatto è stato semplicemente friggere questo persico trippato, cioè questo sandwich che si è appiccicato tra il pesce persico crudo e la trippa di baccalà che è stata cotta all'interno del Grana Padano 14 mesi, che ha assunto chiaramente delle profumazioni più lattiche. A questo punto, come vi dicevo, andiamo a pennellarlo per dargli un contrappunto chiaramente particolare nei profumi, nei gusti, con un po' di miele di acacia. Mettiamo qualche granello di sale e per chiuderlo il Grana Padano 14 mesi, questo ci consentirà di avere una percezione gustativa lattica cotta con la trippa, ma anche allo stesso modo una percezione gustativa lattica cruda del Grana Padano che viene grattugiato sopra il nostro persico trippato. Noi utilizziamo poi servirlo, adesso ve lo contestualizzo un po' meglio, su un foglio di carta cotone. Il cotone è sempre stato utilizzato sul lago di Garda perché c'era una cartiera che era un distaccamento della cartiera di Fabriano e veniva prodotta la carta per Venezia, quindi vedete quanto stiamo ancora toccando in questo caso la tradizione, la cultura, la storia per reinterpretare il gusto. L'abbiamo appoggiato su questo foglio di carta, a questo punto il cliente ha la possibilità di prenderlo semplicemente con questo foglio, chiuderlo all'interno e mangiarlo a morsi. Riprende chiaramente quello che sono anche i piatti di facile consumo per strada. E il piatto praticamente pronto. Che meraviglia, Riccardo. Splendido, ma è anche un piacere ascoltarlo, devo essere sincero. È veramente entusiasmante e interessantissimo ciò che racconta. Mi ha appassionato. E anche il modo in cui lo racconta, e questa ricetta ne è la sintesi, credo. Mi fa piacere, devo dire che è un piatto che amano molto i clienti, ho amato e apprezzato moltissimo anche reinterpretarlo in questa versione con il Grana Padano, e devo dire che i profumi e i gusti sono notevoli. Quindi ringrazio sicuramente Grana Padano per l'ispirazione, Ambasciatori del Gusto per avermi concesso di potermi ispirare con questo progetto, ma non voglio togliere tempo e spazio a chi ci ha seguito. A questo punto, se per voi va bene e ci sono delle domande, posso rimanere direttamente sulle domande, Laura, cosa pensi? Sì, assolutamente, adesso inizio, eccoci qua tutti in video e iniziamo, bellissimo piatto, complimenti, vabbè, insomma, come dargli torto. E adesso grazie per la po'... fiducia, grazie per la fiducia, per il fatto che può sembrare buono, ecco, poi va chiaramente testato a tavola. Sarà, fra poco, tra l'altro, insomma, è orario. È orario. Fra poco, quindi... ci lasceremo con te che mangi, insomma, con te che mangi il piatto e noi invece niente. Come al solito in queste lezioni i fortunati siete voi che cucinate, perché noi possiamo solo guardare. Quello è il problema vero. Speriamo, insomma, di tornare
il più presto possibile a fare anche qualcosa, insomma, in presenza, anche proprio per poter testare in prima persona. Infatti, infatti. Io, tra l'altro, vedo tra le domande... Sì. C'è una domanda che dice, e il laticcio riguarda Vai. Me e si tratta dei... la domanda era rivolta a me per il sapore lattico, forse? Adesso non so. Vedo... Non lo so, Riccardo, infatti l'ha quella... fatta il signor... Ok. Giovanni, infatti a Giovanni, sì, la trippa dice, si potrebbe fare un passaggio veloce su come è precotto il laticcio? Grazie, sì, la trippa. Sì, la trippa si trova facilmente in commercio sotto sale, perché è molto più semplice chiaramente quando la devono mantenere per l'inverno, per poterla mantenere per lungo tempo. Si tratta alla fine dello stomaco, quindi una parte molto gelatinosa, non ha carni, una volta che la mantengono nel sale è molto facile poi comprarla anche al mercato immersa in questi... in questi tini di legno, generalmente con tutte le trippe completamente coperte di sale. Anche per dissalarla è molto semplice, non è così complicata come il filetto chiaramente di baccalà, che è più alto. Sono tutte molto basse le trippe, le avete viste, in 10 minuti, 15 minuti di acqua fredda il prodotto è già finito. In che modo viene cotta? Molto semplicemente è come cuocere una trippa qualsiasi di vitello, quindi immaginatevi un soffritto. Io in questo caso ho utilizzato l'olio extravergine, ho messo un'acciughina, un pezzettino di scalogno tritato sottile, ho fatto stufare all'interno le trippe, i primi 5 minuti sono serviti per disperdere l'acqua naturale, ma anche le gelatine naturali della trippa, a quel punto ho sfumato col vino bianco e ho proseguito la cottura come un risotto, quindi bagnando piano piano con questo brodo creato a freddo di grana padano, dove avevo mischiato 300 grammi di acqua, 150 grammi di grana padano 14 mesi, per ottenere proprio quella sensazione lattica che riportasse a quel piatto tradizionale ligure chiamato branda couillon o brandade per i francesi, che è la cottura che viene fatta in teglia proprio cuocendo le patate con il baccalà e il latte per farlo assorbire e prendere questa parte lattica. Tra l'altro si chiamava branda couillon, vi faccio sorridere un attimo, perché la cottura di questa brandade, di questo stufato con il baccalà, veniva fatto, adesso concedetemi di alzarmi, a bordo stufa, e la teglia veniva mossa per mischiare i cubetti di baccalà, le patate e il latte, e chiaramente questo movimento sbatteva, si diceva, sulle parti intime maschili e i testicoli venivano chiamati couillon in ligure, o vengono chiamati couillon in ligure, quindi l'approccio del cuoco era quello, sbattere continuamente questa teglia di baccalà con il latte, la panna e le patate all'interno, partendo sempre da una base di acciughina per cuocere questa pietanza divina. Quindi vedete che mi sono ancorato sulla tradizione, sia nella frittura del pesce persico, perché è tuttora la parte tradizionale più ripetuta nel somministrare pesce persico, e viene servito fritto. Allo stesso modo l'abbinamento con le trippe di baccalà, che ho cercato di rispettarne chiaramente l'etimologia, la matrice della ricetta, mantenendo all'interno una base lattica, in questo caso grana padano. Devo dire che il profumo alla fine che si ottiene della trippa è veramente molto piacevole, perché il 14 mesi non va in esagerato profumo, anzi mantiene una sua caratteristica lattica molto espressa e un'acidità molto piacevole. Grazie Riccardo, ci incantiamo tutti ad ascoltarti, insomma. Vedo anche Paolo, sempre stato, insomma, attentissimo tutta la lezione, rapito da Riccardo, è vero, è vero. Ci chiedo una domanda, cioè c'è una domanda che spero sia pertinente, nel senso, dice, chiede uno spettatore anonimo, però avrà un nome da qualche parte, si chiamerà in qualche modo che non sapremo mai, ma chiede come riconoscere un'anguilla non allevata da una allevata. Il ventre.
Il colore chiaramente definisce molto la provenienza. Generalmente lo si riconosce per la dimensione, raramente quelle che vivono allo stato brado in piena natura arrivano a dimensioni importanti, raramente toccano il chilo e due. Ecco, tenete presente che la taglia canonica dell'anguilla che si trova durante la pesca va dai 600 grammi agli 800 grammi. Quando arrivano un chilo e due, i capitoni chiaramente hanno bisogno di più anni, è per quello che se ne vedono di meno e quindi sono più rare allo stato selvaggio. Quindi già la taglia ne identifica la caratteristica. Il colore, se tende a un colore bianco chiaro, chiaramente può essere o di allevamento o non necessariamente di allevamento, ma può venire anche dalla foce del Po. La caratteristica proprio dell'anguilla del lago di Garda è questo colore verde, piuttosto scuro sul ventre, che di solito siamo abituati a vederle tutte bianche e chiare. E poi si può intravedere tra le due pelli. L'anguilla ha due pelli, la prima quella nera, viscosa assolutamente, che si nota, che conosciamo tutti. Togliendo la prima pelle dalla parte della testa, quando viene tagliata, quella è la tecnica, ci sono diverse tecniche, sotto c'è una seconda pelle. Quella seconda pelle generalmente nelle anguille allevate ha una grassezza maggiormente espressa. E poi l'altro aspetto importante è il profumo. Il profumo di un'anguilla che viene pescata allo stato brado, come avviene qua sul lago di Garda, ha un profumo non di freschino, perché non è caratterizzato assolutamente da questo profumo, il lago di Garda, che è il classico profumo di uovo esausto, ma ha un profumo tendente quasi più al cetriolo come, come profumo tipico. Non potete sbagliarvi. Il profumo, l'esercizio sul cetriolo, potete farlo benissimo sul coregone. Quando voi annusate una sardina o un coregone, chiudete gli occhi, sa di cetriolo. Quella chiaramente è la caratteristica di un pesce che è stato pescato e non allevato. Adesso io volevo, solo per curiosità, ho preso il coltello, non devo fare niente di particolare, voglio solo tagliare a metà la trippa di baccalà per farvi vedere poi all'interno come si è mantenuto la parte della gelatina. Adesso ruoto l'immagine delle trippe e chiaramente la parte del filetto del pesce. Se voi adesso cerco di inquadrarlo bene, giro tutti e due i filetti che ho tagliato e chiaramente noterete che nella parte No, questo però è un disastro, Riccardo, non puoi farci questo a mezzogiorno. Lo mangio io, promesso, non preoccupatevi. Non puoi farci questo. Chiaramente la parte più curiosa e interessante è questa struttura. Sotto vediamo il pesce persico magro, sopra vediamo la parte gelatinosa della trippa, il grana padano, chiaramente adesso a distanza di qualche minuto si è un po' abbassato, ma chiaramente il profumo lattico fritto è piuttosto evidente. Questa chiaramente è la parte che più facilmente porterà tutti noi a riconoscere i gusti, perché ci siamo già approcciati a questa tipologia di gusto prima. Ecco, lo vedete. Volevo solo mostrarvi poi all'interno quello che avreste potuto ottenere. Grazie Riccardo. Io volevo chiederti in relazione alla domanda, poi faccio una domanda a Paolo, ma in relazione alla domanda che ti ho fatto prima, mi chiedo, perché so che comunque è un, non un problema, ma è un qualcosa che tanti, no, vorrebbero imparare a riconoscere pesci allevati da pesci invece pescati. Mi chiedo cosa serve, oltre all'esperienza, immagino, serve anche lo studio, quali sono gli elementi che poi ti portano a poter capire la differenza, che è fondamentale poi sicuramente per il vostro lavoro? Sì, guardate, alla fine devo dire che aver potuto vedere nel corso di una vita milioni di pesci è l'esercizio migliore che consiglio a tutti, perché non è detto che un pesce pescato la mattina sia fresco.
Perché vi dico questo? Perché capita a volte che le temperature calde estive, per quello che è l'estate, generalmente è il periodo peggiore per mangiare pesce. Chiaramente le temperature estive a volte rischiano di compromettere in modo molto irreversibile, anche nel giro di poche ore, la freschezza di un pesce. Generalmente però su cosa potete basarvi? La viscosità, assolutamente, il pesce di lago deve essere molto gelatinoso sulla parte esterna, è fortemente espressa questa viscosità. Se non notate viscosità su ogni tipologia di pesce di lago, significa che è stato lavato, e chiaramente se è stato lavato è per togliere delle parti poco carine, poco piacevoli a livello olfattivo o visive. Il secondo aspetto è la consistenza. Chiaramente i pesci che vengono pescati dopo poche ore mantengono ancora questa coriacità piuttosto importante, anche se non è sempre vero. Pensate che il coregone ha il momento più delicato della pesca proprio nel momento in cui viene sollevata la rete, perché se non viene fatta attenzione nello stressare il meno possibile i coregoni e nel toglierli dalla rete il più velocemente possibile, rimangono ingarbugliati, lavorano troppo all'interno della rete e le carni risultano piuttosto molli. Quindi sicuramente la viscosità, sicuramente la tenacità delle carni, quindi la coriacità proprio dell'animale stesso, ma ricordatevi che i profumi anche sono un ottimo consiglio immediato che potete avere. Soprattutto sui pesci di acqua dolce, ricordatevi che il profumo più comunemente sentito nei pesci di acqua dolce in tutti i laghi o in tutti i fiumi è quella del cetriolo. Ricorda la borragine che ricorda il cetriolo, ricorda l'anguria che ricorda il cetriolo, ma si tratta sempre di questa parte esterna piuttosto apparente. Questo chiaramente per i pesci che hanno la fortuna di avere dei laghi molto profondi. Più i laghi sono bassi, sul lago di Endine, per esempio, accanto al lago di Iseo, profondità massima di questo lago 9 metri, fa ridere, il profumo di cetriolo è un po' meno evidente, si sentono dei profumi più legati alla sabbia proprio perché i fondali sono più bassi e quindi hanno meno tempo di ossigenarsi i pesci e chiaramente di ripulire il loro profumo. Grazie mille Riccardo, chiarissimo. E quali razze invece, volevo fare una domanda a Paolo che vado a riprendere dall'inizio, e ci chiedono, dove ci hanno chiesto, quali razze di bovini sono adatte alla produzione di latte per il grana padano? Noi utilizziamo due razze, la Frisone italiana, che è la pezzata bianca e nera, che è la razza più diffusa nella nostra produzione, e la Bruna Alpina. La Bruna Alpina è quella con il manto color nocciola ed è particolarmente presente nelle zone pedemontane, collinari, dove c'è un clima un po' più rigido, perché è una razza che si adatta decisamente meglio a temperature un po' più basse di quanto non sia in grado di fare la Frisone italiana, la pezzata bianca e nera. Si chiama Frisone italiana perché la Frisona di per sé è originaria dell'Olanda, della Frisia, che è una regione olandese. Ebbene, l'unione tra questa Frisona olandese e un ceppo nordamericano ha creato questa razza che si è adattata benissimo in pianura padana, soprattutto nel dopoguerra. Dopo nei primi anni 50 c'è stata un'espansione notevole di questa razza, è particolarmente cosmopolita, si adatta al clima e al luogo dove lei vive con estrema facilità. È una buonissima produttrice di latte, sia in termini di quantità ma soprattutto di qualità. Mediamente ci danno dai 25 ai 30 litri di latte al giorno, una quantità leggermente inferiore alle brune alpine. Dicevo, le brune alpine invece sono l'unione tra due razze, una presente già allora al di qua delle Alpi, mentre l'altra era l'unione di una razza svizzera che si sono particolarmente diffuse, ripeto, nelle zone pedemontane. Quello che rende un buono il latte è il rapporto grasso-caseina, cioè più è vicino il rapporto grasso-caseina e più il latte è di qualità, e devo dire che entrambe le razze ci danno latti con queste caratteristiche estremamente qualitativi e anche in termini di quantità, diciamo, interessanti. Grazie Paolo. Ci chiedono anche, così rimango un secondo su di te,
cosa, se, adesso questa magari è un po' scomoda, se il grana che troviamo nei discount è un prodotto di qualità, visto che spesso i prezzi sono piuttosto inferiori rispetto ai negozi tradizionali, ce lo chiede Fernando. Allora, il fatto che sia nei discount non modifica l'autenticità del prodotto. Il fatto che venga venduto a prezzi decisamente bassi, queste sono scelte politiche, commerciali che possono fare o i punti di distribuzione o a volte anche i nostri produttori stessi vendono magari delle partite a dei costi, a dei prezzi leggermente più bassi in modo che possano poi di conseguenza chi li acquista venderlo in un modo a prezzi più contenuti. A volte ricordiamoci che ci sono anche i prodotti civetta, cioè prodotti che valgono molto di più di quello del prezzo a cui vengono venduti, giusto per attirare la clientela, e questo non è niente di nuovo, è una tecnica di commercio molto diffusa. Però tengo a precisare che tutto il prodotto, tutto, che sia venduto nella più piccola bancarella del più piccolo mercato in Italia, fino al più grande punto vendita della grande distribuzione, se riporta le nostre losanghe, i nostri nomi, le nostre autorizzazioni, i nostri marchi, è grana padano autentico ed è grana padano che ha superato l'esame ed è stato marchiato. Dopo, ripeto, è chiaro che nei discount forse c'è un segmento di stagionatura decisamente più basso, perché comprare un grana padano di 12 mesi ha dei costi decisamente più contenuti che non comprare un grana padano di 24 mesi. Per 24. cui magari nel discount è facile trovare il nostro prodotto a stagionature un po' più basse, in modo che possano permettersi, diciamo, anche prezzi contenuti. Mediamente il nostro prezzo, considerando qualsiasi tipologia di stagionatura, considerando qualsiasi canale di distribuzione, considerando qualsiasi territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, mediamente il nostro prodotto ha un prezzo attestato sui 12,70 euro al chilo. Questa è la Okay. media fatta. Comunque parliamo, come hai detto tu, anch'io, nel senso, ribadisco quello che hai detto, si tratta anche molto di tecniche di marketing, quindi Sì, giustamente hai fatto bene, queste. però è bene dirlo perché sai, non tutti comunque, No, però perché sono tanti ci ragazzi tengo a giovani. sottolineare che il nostro prodotto, ripeto, se riporta il nostro nome, le nostre autorizzazioni, è uguale a qualsiasi altro grana padano a prezzi più alti, perché poi dipende molto, ripeto, dalla stagionatura e dalla politica poi di commerciale che decidono di Chiaro, fare sia i nostri chiaro. produttori che a volte i punti vendita. I punti vendita anche, ma è giusto però spiegarlo perché chi non, magari non ha avuto modo di studiare comunque questa tipologia di tecniche, di materie, magari cioè, ci sono anche ragazzi Certo. molto giovani collegati, si può Però io quando chiedere, vedo. no? Si può chiedere, si può fare questa domanda ed è giusto secondo me A anche volte capita anche a me spiegarglielo. di trovare dei punti vendita che hanno il grana padano in offerta a 8,90 euro. Cioè, mi vengono i brividi solo a pensarci, a vedere quei prezzi lì, perché cioè, non lo meritano. Il nostro prodotto non merita un prezzo così. Però, ripeto, noi come consorzio non possiamo intervenire. Noi abbiamo altri compiti. Non entra nei nostri compiti intervenire su decidere i prezzi, decidere il modo in cui distribuire il prodotto e soprattutto a chi venderlo e quanto venderne. Cioè, ogni produttore è un'azienda privata, è un singolo Certo. e ha la facoltà di scegliere le sue politiche commerciali. Noi al riguardo non possiamo intervenire. Però, Grazie. ripeto, tutto quello che riporta Grana Padano, il nostro Comunque, cosa è Grana perfetto. Padano. Quelli che si trovano in discount probabilmente è Grana Padano a basse stagionature e si permettono di venderlo a prezzi così contenuti. Grazie mille, Paolo. Scusa, Riccardo, torno da te perché ho Daniele che è disperato che non stiamo rispondendo alla sua domanda, quindi te Le la vedo. riporto. Bravo. Allora. Poi se vuoi autogestirti, se c'è qualcosa a cui vuoi rispondere in particolare, rispondi, visto che ho visto che sei insomma abbastanza tecnologico, però quella di Daniele, visto che ce l'ha chiesta 2 volte, se vuoi rispondere, se l'hai vista quella sulla frollatura del pesce, diciamola perché magari non tutta l'hanno letta, se può essere utile la frollatura del pesce d'acqua dolce a raggiungere un risultato differente della consistenza e del sapore.
La utilizziamo, ha fatto una domanda assolutamente appropriatissima, tra l'altro è un tema molto caro a molti cuochi negli ultimi anni, si tratta di una tecnica, la frollatura sui pesci è una tecnica piuttosto antica, nel senso che alcuni pesci di grossa dimensione soprattutto, che quindi hanno un rigor mortis maggiormente evidente. Che cos'è il rigor mortis? È quella situazione post morte dove il pesce irrigidisce le sue fibre in un lasso di tempo che varia tra un giorno e 2 giorni, dipende dalla taglia proprio. Ho avuto dei lucci anche di 8 kg, 10 kg all'interno del ristorante, dove prima di vederli non più inarcati in questo modo, la tipica immagine del pesce che si inarca, bellissima da vedere, non con lo spago come lo vedete in qualche mercato che lo inarcano loro, ma quando si inarca in modo naturale, quello si chiama rigor mortis, si tratta dell'effetto delle carni che per paura o proprio per la causa della morte si irrigidiscono e si imbarcano. Sì, la frullatura molto molto importante, soprattutto sul pesce di lago, l'applichiamo praticamente su quasi tutti i pesci perché ti dà una consistenza maggiore. Perché che cosa succede con la frullatura? Chiaramente tramite o attraverso o dei sistemi di ventilazione che permettano di estrarre l'eccesso di umidità o attraverso il sale, sostanzialmente si tratta di queste due tecniche. Permette di disperdere una minima quantità di acqua, concentrare maggiormente il profumo, quindi ci si accorge di un'importanza gustativa più vicina al cetriolo, chiaramente con una carne che è stata frollata per qualche ora o attraverso le ventole dei frigoriferi o attraverso il sale, cioè sono dei sistemi di frollatura un po' più accelerati rispetto a quelli di attendere il tempo, come nelle carni, di appendere una carne e lasciarla lì qualche giorno. In più cosa, quindi che cosa dà? La consistenza sicuramente, soprattutto quando si vuole mangiare magari un pesce persico crudo. Lo si può fare, il pesce di acqua dolce lo utilizzo anche crudo. La sardina è ottima, fantastica, più difficile già l'anguilla, si può fare con il luccio. La frullatura ci permette chiaramente di preservarne i gusti maggiormente ancorati se si permette in modo molto veloce di estrarne l'acqua. Io consiglio altrimenti di procedere per le frollature solamente su taglie di pesci un po' più importanti, un po' più grandi. È chiaro che sul pesce persico non lo faccio intero, non lo faccio sotto le ventole, ho bisogno di disperdere l'acqua più velocemente, quindi questo processo di asciugatura delle carni lo faccio semplicemente attraverso sale e zucchero, e questo mi permette assolutamente di rimanere più asciutto il pesce. Chiaramente in una cottura anche come questa fritta rimane perfettamente croccante. Quindi lo pratichiamo anche per i pesci d'acqua dolce, la frollatura, assolutamente sì. Grazie Riccardo. Hai visto qualche altra domanda che ma sì, puoi... anche domande molto semplici. Come riconoscere il filetto, perché capisco che molti vanno dal pescivendolo e vedono già i filetti sfilettati. Beh, devo dire che sensazioni, sulle percezioni sulle quali porre attenzione chiaramente è il profumo, ma mi rendo conto che dall'altra parte avete il pescivendolo a 2 metri di distanza, magari con il pesce nella vasca con il ghiaccio. Il colore, provate a fare attenzioni sulle estremità dei filetti. Le estremità dei filetti chiaramente sono quelle che si assottigliano di più e sono quelle che manifestano l'asciugatura più evidente in caso siano lì da qualche ora. Quindi sicuramente se tutta la parte perlacea, questo aspetto molto lucente del filetto, viene manifestato anche sulla parte esterna, quella dove va a finire il filetto, perché sono i primi segnali. Il colore perlaceo, chiaramente quello che vi sottolineavo prima, e non opaco, ma deve essere molto lucente. Dovete percepire sul filetto una certa base di acquosità naturale, lucentezza data dall'umidità, ecco, non di filetti
asciutti. E poi chiaramente dovete avere un rapporto di grande fiducia col vostro pescivendolo. Tenete presente però che il pesce d'acqua dolce rispetto al pesce di mare ha un deadline più ravvicinato. Se con il pesce di mare si riesce a camuffare magari di un giorno in più la sua freschezza, sul pesce di lago è molto più difficile. Da un punto di vista di pelle si accartocciano molto più facilmente, cioè prendono quella classica consistenza di pelle asciugata non assolutamente piacevole, lucentezza sparita, viscosità sparita e profumo anche sparito. Il pesce di mare reagisce un po' meglio su una giornata in più, ecco. Ok. Diciamo che comunque questo tema della freschezza del pesce non è un tema banale, comunque ritorna spesso, anche abbiamo fatto la lezione con Daniele Usai sul pesce di mare e anche lì comunque ce ne sono state tante di domande riguardo a come riconoscere, non è facile. Allora, andiamo a prendere qualche altra domanda. Abbiamo già sforato, vi faccio l'ultima domanda a entrambi. Allora, da un lato do la possibilità di ribadire, non so se anche tu Paolo, visto che siete oggi abbiamo due relatori che si autogestiscono sulle domande, hai visto qualche domanda in particolare? Se no io ti farei una domanda che so hai già raccontato un po' nella presentazione, ma magari puoi ribadirlo, cioè qual è la differenza tra grana padano e parmigiano reggiano? Ok, allora. Magari c'è qualcuno che si è collegato dopo, piuttosto no, no, che... perfetto, ho mezz'ora, giusto, per rispondere? Due minuti, Paolo! No. Allora, brevemente, in estrema sintesi, come dicevo all'inizio, innanzitutto il territorio. Noi abbiamo prevalentemente un territorio a nord del fiume Po, mentre i nostri cugini sono esclusivamente a sud del fiume Po. Noi abbiamo 32 province, loro ne hanno solo 5. E è diversa le culture foraggere di questi territori sono differenti, per cui loro alimentano le loro bovine solo con foraggio fresco o affienati, mentre nel nostro disciplinare è consentito l'utilizzo anche degli insilati di mais, il mais da foraggio, ecco, cosa che loro ad esempio non utilizzano nell'alimentazione. In genere noi lasciamo decremare, no, noi lasciamo decremare entrambe le munte, sia quella della sera che quella della mattina, avviene l'affioramento naturale del grasso per appunto il riposo, mentre nel parmigiano reggiano utilizzano una parte di latte intero, quella della mattina, e quella della sera viene decremato, per cui c'è un tenore in grassi diverso. Loro in genere cuociono a circa un grado e mezzo più di noi. Noi cuociamo a 53,5, massimo raggiungiamo i 54 centigradi, mentre loro cuociono un grado e mezzo in più. Qualcuno dirà: capirai un grado, sai che differenza? Però qui un attimo, non è un grado il latte, qui è un grado già la cagliata, che è il primo stadio del formaggio, e cuocere a un grado e mezzo in più fa una certa differenza. È diverso chiaramente il minimo di stagionatura. Noi stagioniamo minimo per disciplinare 9 mesi, mentre loro 12, cioè non può esistere un parmigiano reggiano di 10 mesi, faccio un esempio, ma può esistere un grana padano di 10 mesi, perché ripeto, noi 9, loro 12. È diverso il colore, non so se risulta piuttosto evidente quando li si confronta chiaramente a pari stagionatura. A pari stagionatura confronti un grana padano di 18 mesi e un parmigiano reggiano di 18 mesi, la loro pasta è sempre leggermente più paglierina di quanto non sia la nostra. E questo chiaramente è dovuto alla diversa alimentazione delle bovine. Alimentare molto foraggi freschi affienati chiaramente condiziona il colore anche del latte, il carotene che è contenuto nel latte stesso e di conseguenza nel formaggio. È diverso chiaramente il gusto. Questo è fuori discussione. Loro hanno una nota leggermente intensa, un po' più aggressiva. Parlo sempre di pari stagionatura, è importante questo perché se cambiamo le stagionature, certe differenze sono del tutto evidenti, ma a pari stagionatura loro hanno una punta di aggressività che noi non abbiamo.
per sentire la loro intensità di sapori, noi dovremmo alzarci di 6-8 mesi. Ecco, siamo più versatili di loro, questo è fuori discussione, e abbiamo anche dalla nostra il rapporto qualità-prezzo. Cioè, quella differenza che c'è di 4 euro, quasi 5 euro di differenza al chilo, non è quella che si riscontra poi sotto l'aspetto qualitativo, è molto molto più sottile la differenza. Loro hanno circa il doppio dei nostri caseifici, noi abbiamo 130 caseifici, loro ne hanno più di 300. La produzione loro nel 2020 mi sembra che si sia attestata intorno ai 3.700.000 forme, mentre noi, come dicevo prima, ne abbiamo prodotti ben 5.200.000. Niente, queste sono, ripeto, in estrema sintesi le differenze. Territorio, alimentazione, decrematura del latte, temperatura di cottura del latte stesso, il minimo di stagionatura, il gusto, il colore e il prezzo. Olè, grazie Paolo. Sempre preciso, come al solito. Riccardo, vuoi scegliere tu l'ultima domanda? Ma sì, mi hanno chiesto, ho visto una domanda dove... Aspetta un secondo... Vado a ripescarla. Certo. Quali sono le trippe di lago più importanti? Sì, ce ne sono tante di domande, potremmo poi, fare qua un'altra mezz'ora. Oppure sì, vorrei sapere, visto che io pesco per lo più carpe, carassi, trote, carassi non ne ho mai viste sul lago di Garda, trote, che piatti potrei fare con questi tipi di pesci? Allora, rispondo alla prima. Allora, in questo caso le trippe chiaramente che ho utilizzato sono di baccalà, perché l'idea era quella di agganciarmi all'idea culturale, storica, di cuocere le trippe di baccalà all'interno di una materia vaccina, il latte, quindi per riprendere quello che è la brandade, il brandacuyun, quindi mi sono orientato sulle trippe di baccalà. Devo dire che la trippa si manifesta interessante gustativamente quando raggiunge uno spessore piuttosto importante, quindi di pesci già piuttosto grandi. Tenete presenti che il pesce più grosso che abbiamo nel lago di Garda può essere il luccio, che può arrivare agli 8-10 kg, ma sono esemplari molto rari. Ne avrò visti 10 in tutta la mia vita dagli 8 kg in su. Quindi chiaramente, essendo tutti pesci di media piccola taglia, le trippe non hanno quell'interesse di consistenza chiaramente che una trippa di baccalà può avere, può raggiungere. Quindi l'idea poi era quella di abbinare i due mondi parallelamente. Abbiamo parlato chiaramente di pesce di acqua dolce, ma strutturare un piatto con due tipologie di pesci, ma uno di mare e uno di lago, lo trovavo sicuramente più entusiasmante per cercare di lasciare la giusta espressione ad ogni ingrediente di potersi manifestare. Vedo poi l'altra domanda: come posso utilizzare questi pesci, i carassi, per esempio indicava prima, fatemela rivedere e torno velocemente, o le trote, tenete presente. Carassi, trote. Ecco, tenete presente che carasso, io non l'ho mai visto sul lago di Garda, è un pesce che generalmente preferisce fondali più bassi o rami di fiumi un po' più asciutti, ama molto far fatica tra le rocce, ha una livrea tendente al giallo, ma non è così comune sul lago di Garda. Carpe e trote, la trota assolutamente per la finezza delle carni, provate la cottura au bleu, è scritto au bleu. Nel caso, hanno chiesto prima un'altra domanda, Riccardo, era quella, se la approfondivi. Non abbiamo tempo, se vuoi dire proprio due parole, perché rapidissima, prima c'era una ragazza che ha chiesto. Ricordatevi semplicemente questi dettagli: se avete un pesce grande così, il contenitore deve essere adeguato, poco più grande. Contenitori più grandi creerebbero dispersioni di gusto e di temperature. Quindi portate ad ebollizione dell'acqua con una punta di sale, un po' di aceto e di vino bianco, e potete mettere semplicemente dell'alloro e del timo. E quella sarebbe il court bouillon, lo chiamano così i francesi, è un brodo acidulato, aromatico, per la cottura del pesce. Una volta che arriva a ebollizione, lo spegnete,
togliete gli aromi se li sentite troppo profumati e immergete il pesce, e qui necessiterebbe di un pesce vivo o pescato freschissimo, perché la caratteristica colorazione blu sulla livrea del pesce intero, vi ripeto, con tutta la pelle, si manifesta quando la viscosità esterna del pesce è tutta lì, quindi non è stato lavato, non è stato troppo toccato. Nel momento in cui lo immergete vi accorgerete che diventa azzurro. A quel punto lo lasciate cuocere in caduta, cioè il fuoco deve essere spento, la pentola deve essere portata in una stanza che abbia 20 gradi centigradi, non di più, anche 18. A quel punto, quando arriva intorno ai 30 gradi, si risolleva, la carne ha avuto il tempo di cuocere lentamente fino al cuore, troverete delle carni estremamente succose, ma soprattutto il fascino di cuocere un animale, in questo caso un pesce, sul suo osso, con tutta la sua testa. Tenete presente che per i cuochi classici e accademici, cuocere sull'osso significa preservarne gli umori e le caratteristiche organolettiche, maggiormente perché viene preservato dagli altri elementi dell'animale. E a quel punto maionese o una salsa semplicissima, ma chiaramente sarà semplicissimo togliere la pelle e a quel punto sfilettare poi il filetto. Grazie Riccardo. Purtroppo abbiamo, cioè, mi uccidono della regia se andiamo ancora un po' più in avanti, cioè se sforiamo ancora un po', visto che abbiamo già sforato di quasi un quarto d'ora, e staremo qua a parlare ore, sinceramente lo so, perché sì, a parte ti vedo bello carico, Paolo, però io vi ringrazio perché è stata una lezione meravigliosa, ci sono stati un sacco di complimenti, so che ci hanno seguito un sacco di scuole, quindi io ringrazio di nuovo tutti quelli che comunque stanno seguendo queste lezioni, in particolare oggi questa. Ringrazio il Consorzio Tutela Grana Padano e in particolare Paolo. Ringrazio Riccardo. Grazie a voi per averci coinvolto. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie Riccardo per questa lezione meravigliosa, veramente. E io spero di poterti venire a trovare il più presto possibile, ecco, con grandissimo piacere. E niente, io do appuntamento a tutti per quelli che insomma vorranno per la lezione di oggi pomeriggio, quindi ci rivediamo fra un paio di ore, no, fra tre ore circa, insomma alle 15, con Caterina Ceraudo e Pastificio dei Campi. E niente, io quindi ringrazio di nuovo Paolo e Riccardo e ringrazio tutti voi e buon appetito a questo punto, visto che siamo in ora pranzo. Ciao Riccardo! Grazie Paolo per il supporto e per avermi fatto scoperto qualcosa ancora di più profondo. Grazie Laura per lo spazio che ci hai dato per poterci esprimere e grazie chiaramente a tutti quelli che hanno manifestato interesse durante questo incontro. E un abbraccio virtuale a tutti e buon pranzo. Ricambio, sei un grande, ciao! Ciao a tutti, grazie. Grazie Laura. Grazie a te Paolo. Ciao, ciao, ciao.